5 minuti massimo per predisporre le ultime cose, poi cominceremo con il programma di questa giornata. Quindi era solo per annunciare un brevissimo ritardo, ma che poi saneremo. A fra poco.
ecco, tra noi vi seguo con grande attenzione. Si vedono delle situazioni davvero da stare attenti, da contrastare. Bene, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a coloro che sono presenti in sala e che la riempiono completamente, quindi grazie a voi per essere venuti ad assistere a questo momento che poi vi illustreremo, conclude un progetto di ricerca molto importante per noi che è stato sostenuto dalla Fondazione Italiana per l'Autismo e che ci ha visto come Università di Urbino e come Dipartimento di Studi Umanistici come fautori del progetto stesso, e un caro saluto anche a tutti coloro che sono a distanza, e sono davvero tanti. Cioè, avevamo dovuto purtroppo chiudere a un certo punto le iscrizioni, ma abbiamo 1000 colleghi che ci seguono a distanza, quindi un saluto ripetuto 1000 volte a tutti coloro che sono collegati fino a questo momento. Vi presento intanto gli ospiti per i saluti iniziali, poi cominceremo con i lavori del nostro convegno, che continuerà domattina solo in presenza, perché faremo l'attività applicativa, pratica, vedremo nel concreto le realizzazioni effettuate e come possano essere utili per chi interagisce quotidianamente con bambini, adolescenti, adulti con disturbo dello spettro autistico, siano operatori del settore, insegnanti, genitori e anche le persone stesse che ne possono fruire. Poi nel pomeriggio avremo un'ulteriore seduta scientifica che faremo con questa modalità blended, quindi in parte in presenza ed in parte a distanza. Ecco, abbiamo in rappresentanza dell'Università di Urbino, quindi come padroni di casa, il professor Marco Cangiotti, che è prorettore della nostra università e che conosce molto bene un po' questo tipo di attività. Abbiamo condiviso parte del percorso, è stato per molti anni anche presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e anche lui ha collaborato e contribuito a rendere possibili molte iniziative che abbiamo messo in campo, sempre per l'Università di Urbino, in rappresentanza del nostro Dipartimento di Studi Umanistici, la Presidente della Scuola di Scienze della Formazione, la cara collega e amica, professoressa Maria Chiara Michelini, e poi abbiamo l'onorevole Davide Faraone, che è il Presidente della Fondazione Italiana per l'Autismo, che ha creduto in questo progetto. Grazie davvero Davide per questo e grazie a tutti coloro del Consiglio di Amministrazione che fanno parte della FIA per averci dato questo grande onore e anche questa grande responsabilità che in queste due giornate cercheremo di così manifestare come realizzazioni. Poi abbiamo a distanza, ma è a distanza soltanto perché purtroppo c'è un impegno concomitante, questa è la settimana che va a concludersi poi con il 2 di aprile, che è la giornata della consapevolezza delle Nazioni Unite del disturbo dello spettro autistico. C'è la cara amica, collega Benedetta De Martis, che è past president dell'ANCSA, dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti con Autismo, okay, e che è qui sia per il ruolo che ha rivestito e anche in rappresentanza dell'attuale presidente Giovanni Marino, l'ingegner Giovanni Marino, che è anche facente parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Italiana per l'Autismo. Poi gli altri ospiti ve li presenteremo strada facendo, ma do subito la parola al professor Marco Cangiotti per il saluto iniziale dell'università. Grazie Marco per la tua presenza. Buongiorno a tutti. In realtà sono io che debbo ringraziare gli organizzatori di questo convegno che
ha un significato particolare perché è il punto d'arrivo di un percorso di ricerca significativo e ottimamente declinato. Sono qui a rappresentare il magnifico rettore, il professor Giorgio Calcagnini, che purtroppo per impegni di carattere istituzionale in questo momento è in viaggio, sta ritornando dall'Università di Macerata e speriamo che possa in qualche modo comunque riuscire con i tempi del viaggio ad essere qui per la seconda parte. E è una grande soddisfazione per l'Università di Urbino ovviamente ospitare momenti come quello nel quale siamo in questo momento impegnati, soprattutto perché questo congresso, essendo anche il punto d'arrivo, come dicevo, di un percorso di ricerca, segna anche qualche cosa di estremamente importante e significativo per la dimensione dell'università in generale e ovviamente della nostra università in maniera particolare, ossia una collaborazione con un importante soggetto esterno, la Fondazione Italiana per l'Autismo, di cui abbiamo qui, e lo ringraziamo anche per questo, il Presidente Onorevole Davide Faraone. E questo che cosa sta ad indicare? Sta ad indicare che quando l'università interpreta in una maniera adeguata la propria vocazione alla ricerca e alla formazione, emerge anche quello che adesso nello slang universitario chiamiamo anche il tema della terza missione, cioè di una capacità di relazione, di creazione di legami, di fornitura di servizi e allo stesso tempo di, come dire, di significativo sostegno da parte anche dei soggetti esterni che sono in qualche modo il terminale essenziale di tutto il nostro lavoro. Quindi mi complimento anche con la Fondazione Italiana per l'Autismo per avere creduto in questo progetto dell'Università di Urbino, segnatamente del collega professor Cottini con i suoi collaboratori, e ovviamente mi complimento con il collega Cottini e tutti gli altri colleghi che hanno partecipato e che ci renderanno in qualche modo edotti del percorso che è stato fatto. Devo dire che io sono contento di essere qui oggi, non solo e non tanto per l'occasione che è importante e significativa, perché in qualche modo l'oggetto di questa giornata è qualcosa che mi appartiene. Mi appartiene perché io ho un figliolo autistico, lo chiamo figliolo, in realtà è un uomo perché ha 38 anni, quindi so di che cosa si parla. Ricordavo prima con il professor Moderato che una decina d'anni fa il professor Cottini mi aveva dato un filmatino di un esempio di un video modeling e diceva: ma prova a vedere se con tuo figlio può funzionare, perché siamo nel problema che non si lavava i denti e tante cose, no? Che voi tutti conoscerete. Ebbene, io sono stato un pioniere perché insieme a mia moglie e a un altro mio figlio abbiamo provato a fare 2 o 3 video modeling caserecci per aiutarlo. Questo per dire che sono anche personalmente grato di tutto il lavoro che viene fatto e che qui trova il suo punto di sintesi. Grazie e buon lavoro. Grazie Marco per questo che è stato davvero più di un saluto, ecco, veramente un augurio importante e significativo. Diamo la parola alla collega Maria Chiara Michelini, che come dicevo è la presidente della Scuola di Scienze della Formazione della nostra Università. Prego Chiara. Bene, buonasera a tutti. Sono qui su delega della professoressa Martini, che arriverà a breve, ci auguriamo, coinvolta anche lei nello stesso impegno istituzionale presso l'Università degli Studi di Macerata, ma che non voleva assolutamente far mancare il saluto del Dipartimento di Studi Umanistici che lei egregiamente dirige. E quindi, come dire, io tra l'altro poi dovrò salutarvi con grande dispiacere, ma
Nella stessa giornata dovrò svolgere un seminario sempre nell'ambito del corso di scienze della formazione primaria, quindi le due cose, come dire, si sovrappongono, ma questo è. Come dire, come dipartimento, naturalmente, come immaginate, il cuore di questo congresso, l'inclusione e la qualità della vita, è il cuore, se vogliamo, di quello che è davvero l'attenzione, il focus del nostro operare, del nostro lavorare. E quindi, come dire, al di là del fatto che direttamente o indirettamente ci preoccupiamo e ci occupiamo del tema, tutti noi siamo estremamente attenti a questa dimensione e siamo estremamente grati a ciò che il professor Cottini, insieme al suo gruppo di lavoro, ha da tempo, e ce lo ha ricordato adesso il collega con una, come dire, una annotazione veramente apprezzabile, da tempo sta curando e continua a curare. Io vorrei richiamare alla mente soltanto due suggestioni che a mio modo di vedere sono assolutamente applicabili a questo congresso, al quale auguriamo davvero grandissimo successo, non solo come già è in termini di numeri, ma anche in termini di consolidamento e di acquisizione di progressi. Allora, la prima annotazione mi viene da Dewey. John Dewey alla fine in qualche modo illumina sempre le nostre realtà, anche le più innovative. Quando John Dewey a un certo punto si domanda quale sia il ruolo della scuola rispetto al nuovo che avanza, e in particolare fa proprio riferimento alle innovazioni tecnologiche. Oggi il binario che voi affrontate è proprio quello. E John Dewey ci dice, allora, abbiamo tre strade possibili da percorrere. La prima strada è quella di perpetuare la confusione attuale e forse aumentarla. È chiaro che in questo momento queste innovazioni tecnologiche generano necessariamente un vissuto di confusione. Non è certo questa la strada che la ricerca del professor Cottini sta percorrendo. Ma dice Dewey c'è una seconda strada, che è quella di opporsi strenuamente e difendere il vecchio ordine costituito con un atteggiamento conservativo. Ancora di meno è questa la strada. E allora qual è la strada, dice Dewey? È quella della costruzione di, da parte della scuola, in particolare della comunità educante, delle alleanze con le nuove forze scientifiche, tecnologiche e culturali che stanno producendo mutamenti nel vecchio ordine. In che modo? Valutando la direzione che esse seguono e il risultato. Io plaudo a questa iniziativa perché, a mio modo di vedere, interpreta davvero questa sollecitazione di John Dewey a attrezzarsi, a divenire comunità educativa, soprattutto laddove ci sono problematiche rilevanti, costruendo alleanze, ma non semplicemente, e questo è il grande sforzo di questa ricerca, applicando qualcosa che altri, in questo caso la tecnologia, ha messo a disposizione, ma interpretandolo, comprendendo cioè la direzione nella quale tutto ciò può andare e quindi costruendo una strada attraverso questa alleanza. Io credo che questo sia davvero il senso di questa ricerca, che è estremamente apprezzabile. E l'ultimo richiamo, invece, ve lo voglio fare un pochino più vicino ai nostri giorni. Appena ho letto il titolo del congresso, mi è tornato in mente il vecchio operatore del nuovo cinema Paradiso, non so se ricordate quel bellissimo film, Alfredo che diventa cieco perché usando ancora le pellicole esatto, bravi, lo sapete meglio di me, e quindi infiammabili, evidentemente perde la vista perché scoppia un incendio all'interno della sua cabina di comando, diciamo così.
Quando il protagonista del film, Salvatore, ritorna e quindi gli mostra quelle che sono state le innovazioni che hanno reso non più pericolosa la produzione e la riproduzione di film, Alfredo dice: accidenti, il progresso arriva sempre troppo tardi. Ecco, in questo caso l'Università degli Studi di Urbino, se mi permettete il Dipartimento di Studi Umanistici, grazie al lavoro davvero egregio del professor Cottini e del suo gruppo, non arriva troppo tardi, ma va nella direzione di una alleanza proficua per tutti coloro che hanno a cuore davvero l'inclusione e la qualità della vita. Quindi grazie per il lavoro e grazie a tutti voi per la vostra presenza. A te, Chiara, per queste parole davvero importanti per noi e di stimolo, di motivazione, diremmo. Ecco, sono dei rinforzi veramente significativi, grazie. Ecco, diamo adesso la parola alla dottoressa Benedetta De Martis per il punto di vista delle famiglie, come past president dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti con Autismo e facente parte tuttora del gruppo di coordinamento della stessa. Grazie Benedetta per aver accettato il nostro invito, anche se non riesci ad essere qui con noi. Sappiamo che comunque condividi. Grazie Lucio, mi sentite? Non dovete dire soggetti autistici, se no gli autistici ad alto funzionamento si offendono. Persone con autismo. Hai ragione, perché cercavo l'acronimo della S, era quello che mi ha confuso, ma so benissimo. Persone. Allora, saluto tutti e vi ringrazio gli organizzatori e soprattutto Lucio per questo invito. Vedo lì in prima fila Paolo, Serafino, Claudia e Davide, saluto tutti molto volentieri. Porto il saluto naturalmente del nostro presidente Giovanni Marino e di tutte le nostre associazioni. ANSA è formata da genitori di persone con autismo ed è nata 38 anni fa ormai per sensibilizzare e cambiare una cultura obsoleta sull'autismo che ancora esisteva in Italia. Oggi abbiamo oltre 70 sedi situate in tutte le regioni e in numerose città che continuano a portare avanti questo compito. Con lo stesso scopo abbiamo contribuito alla nascita di FIA per incrementare la ricerca scientifica. Proprio in questi giorni, appunto, come ricordavate, verrà celebrata la Giornata Mondiale per l'Autismo e sono numerose le iniziative che verranno attivate in tutte le nostre sedi. In questi anni sono cambiate tante cose, per fortuna, soprattutto a livello normativo, e di questo devo dare merito anche a Davide Faraone per quello che siamo riusciti a portare a casa, anche se persistono in tanti territori ancora vecchie teorie che rallentano una buona presa in carico che accompagni i nostri figli verso un futuro migliore. Quindi c'è ancora tanto da fare, sia in ambito terapeutico che per la vita indipendente, ma soprattutto nella scuola, dove i nostri figli passano anni significativi per il loro sviluppo. La scuola, che pur spendendo tanti soldi per l'integrazione e l'inclusione e per come è strutturata, fatica a dare risposte adeguate ai bambini e ai ragazzi con autismo. Manca una specifica formazione in molti insegnanti e non è garantita la continuità didattica, così fondamentale per queste persone con le quali una delle maggiori difficoltà è quella nelle relazioni sociali. Anche stamattina ho ricordato queste problematiche al ministro Valditara durante una riunione. Per questo motivo avevamo voluto fortemente che almeno ci fossero nelle scuole gli sportelli autismo che sopperissero dall'interno della scuola con insegnanti esperti in autismo a supporto dei vari insegnanti senza esperienza. Purtroppo il MIUR non è riuscito a dare una struttura economica a questa iniziativa,
lasciata solo la buona volontà di dirigenti e insegnanti sensibili. Per questo gli sportelli autismo negli anni sono diventati una vera risorsa dove c'è stato un investimento oppure un grande fallimento. In questi ultimi anni, grazie alla sensibilizzazione fatta dalle associazioni verso numerosi parlamentari, sono stati messi a disposizione notevoli fondi economici nelle ultime leggi finanziarie per migliorare la qualità di vita delle persone con autismo. Penso ai 77 milioni dati al Ministero della Salute e ai 100 milioni del Ministero del Welfare, soldi con i quali si possono fare davvero tante cose positive per la ricerca scientifica, per la scuola, per la costruzione di equip dedicate all'interno delle neuropsichiatrie e dei dipartimenti di salute mentale, per la creazione di diurni e strutture residenziali dedicate, per il sostegno psicologico ai familiari, per l'inserimento lavorativo e il tempo libero. Tanto si può fare e ANSA vigilerà sempre per questo. Io termino qui augurandovi un buon lavoro e ringraziando ancora tutti per l'attenzione. Ciao Lucio. Grazie Benedetta, ecco, ti socializzo l'applauso delle persone che sono qui presenti per quello che hai detto, ma soprattutto per quello che l'associazione nel quotidiano fa a sostegno di bisogni particolari, ma che poi sono esigenze di tutti e nel momento in cui vengono soddisfatte migliora la vita di un contesto sociale, non semplicemente di quegli individui. Quindi grazie per questo e continuiamo a procedere in questa direzione sempre in maniera congiunta. Per chiudere questa prima parte riferita ai così, saluti che avete visto non sono saluti così istituzionali, formali, ma sono veramente pensieri e stimoli per ognuno di noi, la parola al presidente della Fondazione Italiana per l'Autismo, onorevole Davide Faraone, ringraziandolo davvero, l'ha già fatto Benedetta, ma lo facciamo anche noi, c'è anche Serafino Corti come rappresentante del Consiglio di Amministrazione di FIA, abbiamo Paolo Moderato che è il coordinatore del gruppo scientifico di riferimento di FIA, insomma tutti quanti siamo particolarmente grati e vicini a questo percorso che la Fondazione sta facendo a favore della qualità di vita delle persone con autismo. A te la parola e grazie per essere qui, so che è uno sforzo grosso, ma lo avremo molto apprezzato. Grazie Paolo, grazie a tutti voi e vi ringrazio particolarmente, ringrazio Paolo, perché intanto ci tengo a sottolineare un aspetto. È vero, la Fondazione Italiana Autismo ha sostenuto questo progetto che oggi trova, diciamo, il culmine con questa due giorni che si terrà in questa struttura. Però noi non abbiamo sostenuto e finanziato un progetto non tenendo conto della qualità e del merito del progetto che stavamo andando a finanziare. Noi abbiamo un comitato scientifico di persone di altissima qualità, credo che siano le migliori nel paese rispetto ai temi che hanno a che fare con l'autismo, con l'inclusione in genere, e riceviamo ogni anno su bandi pubblici tante richieste da parte di tante strutture universitarie, associative, che ci chiedono un sostegno rispetto a progetti che vengono presentati alla Fondazione, che raccoglie risorse economiche attraverso, diciamo, offerte che ci vengono fatte da benefattori che decidono di sostenere la Fondazione Italiana Autismo. Quindi questo progetto che noi abbiamo finanziato ha superato una selezione, è stato studiato, è stato diciamo prima preselezionato e poi è stata fatta la scelta di finanziarlo per la qualità del progetto che andavamo a finanziare.
Ci tengo a sottolinearlo, Paolo, perché credo che dobbiamo dare onore a chi sostanzialmente ha svolto il ruolo di progettazione e poi di concreta realizzazione del progetto. E io ci tenevo ad essere qui presente oggi perché credo che dobbiamo, così come voi avete ringraziato la Fondazione per il Sostegno Economico, noi vi dobbiamo ringraziare per il lavoro che avete fatto, perché purtroppo sul tema che riguarda la ricerca scientifica, soprattutto legata ad alcune disabilità, quelle disabilità tra virgolette da cui non si guarisce mai, e quindi l'autismo è una tra queste ad oggi, poi magari accadrà qualcosa in futuro. Normalmente su questo ambito qui si tende a fare poco, perché si pensa che comunque la situazione è talmente grave e talmente seria che non c'è ricerca scientifica che tenga. Si tende a sottovalutare l'aspetto di ricerca scientifica. Noi invece abbiamo scelto come fondazione di privilegiare, pur sostenendo economicamente anche attività diverse, però sulla ricerca scientifica, proprio perché c'è una sottovalutazione generale dell'importanza della ricerca, abbiamo invece voluto creare una caratterizzazione forte, perché invece pensiamo il contrario rispetto al motivo per cui la ricerca normalmente è sottovalutata, e cioè che attraverso la ricerca, attraverso progetti come quello che oggi stiamo discutendo e approfondendo, miglioriamo la qualità della vita delle persone con autismo. E questo progetto di oggi lo dimostra concretamente. I genitori, fra cui anch'io, collega genitore con una figlia autistica, Sara, di 20 anni, e sulle autonomie dei nostri figli investiamo tantissimo. Quando ci viene comunicata la diagnosi, che credo sia il giorno peggiore della nostra vita, perché abbiamo passato i 9 anni della gravidanza e dell'attesa, come 9 mesi sostanzialmente in cui ti crei una immagine di quello che sarà del rapporto con tua figlia, che è tutto improntato su un rapporto ordinario e tradizionale, quindi immagini tua figlia a scuola, immagini buoni voti a scuola, immagini un buon lavoro, immagini una famiglia, cioè immagini un percorso di vita ordinario, tra virgolette normale, che ti dà le soddisfazioni della quotidianità, poter andare al cinema, poter andare in pizzeria. Quando invece ti viene comunicata con quella diagnosi che tua figlia è autistica, naturalmente, oltre a subire una bella botta interiore, hai anche la responsabilità di costruire prima possibile, perché una diagnosi precoce consente di poter intervenire prima e meglio, e però ti senti la responsabilità di chi deve anche costruire le condizioni migliori per la vita e la qualità della vita di tua figlia e della stessa famiglia, del fratello, dei genitori stessi. Quante più autonomie conquisti, quanto più spazio di autonomia conquista tua figlia, quanto più la sua qualità della vita e la qualità della vita di chi ci sta attorno migliora. E credo che questa responsabilità sia una responsabilità grande, perché sappiamo bene che molto dipende dai nostri comportamenti, dalla coerenza dei comportamenti di tutti coloro che hanno a che fare con i nostri figli, e riuscire a agire e farlo in maniera determinata e rapida ci responsabilizza ulteriormente. E quindi da questo punto di vista, riuscire a costruire dei percorsi che possono migliorare, e questo è un progetto che ha tutte le caratteristiche, perché non festeggeremo magari per un buon voto a scuola, però festeggeremo il giorno che vedremo i nostri figli che si allacciano da soli le scarpe, o che stanno con noi seduti a mangiare una pizza in maniera composta,
o che magari stanno in un locale in cui ci sono rumori che le danno fastidio. Cioè, festeggeremo per alcune conquiste che sembreranno irrisorie, sembrano piccole, irrilevanti, ma per noi hanno un livello e una grandezza che rende la felicità uguale per tutti a questo mondo, al di là di come ognuno di noi la conquista. Per questo avete una responsabilità enorme, perché noi genitori siamo un po' eroi per caso, perché se qualcuno avesse chiesto a qualcuno di noi «volete un figlio autistico?», nessuno di noi avrebbe mai detto di sì, e chi dice questo magari lo dice ipocritamente. Voi siete eroi per scelta e per questo vi ammiro ancora di più, perché credo che quando si decide di dedicare una vita ad un percorso di inclusione in un paese in cui tra l'altro si è deciso che l'inclusione si pratica e si fatica, non è la scorciatoia dei paesi in cui c'hanno ancora i manicomi e si ghettizzano le persone con disabilità da quando nascono a quando muoiono, non è più il paese delle classi e delle scuole speciali, andate in Finlandia che viene considerato normalmente il paese per eccellenza dell'apprendimento, entrate in quelle aule e non trovate una persona con disabilità, un bambino o una ragazza. Noi abbiamo deciso la fatica dell'inclusione e la fatica dell'inclusione è uno scambio. Quello che noi non dobbiamo mai accettare è l'idea che l'inclusione possa essere una forma di carità nei confronti delle persone con disabilità. L'inclusione è uno scambio, è una crescita collettiva, una crescita che avviene nel luogo della socialità massimo, per eccellenza, che è la scuola. E tutti coloro che questo scambio lo favoriscono, lo realizzano, sono persone fondamentali per le persone con disabilità e per tutti quelli che si arricchiranno nella relazione, nella costruzione di percorsi di comunicazione non superficiali a cui siamo purtroppo abituati. La mia paternità, l'essere padre di una ragazza autistica, mi ha costretto, tra virgolette, alla profondità, e quella profondità nel percorso di comunicazione che ho costruito con mia figlia è una profondità che mi spendo nella vita. E se questo processo lo riusciamo a trasmettere a quante più bambine, bambini, ragazze, ragazzi possibile, più miglioriamo la qualità della nostra società. È questo il tema su cui abbiamo deciso di chiudere scuole speciali, manicomi. Abbiamo una delle legislazioni più all'avanguardia in tema di inclusione. Abbiamo le leggi in Gazzetta Ufficiale, quello che c'è scritto sulla legislazione dell'inclusione, dalla 328, se entriamo sull'autismo, la legge sull'autismo, la legge sul dopo di noi, i fondi che destiniamo per le disabilità non autosufficienza, in teoria anche l'inclusione lavorativa, è la legislazione migliore al mondo. Il tema, il compito nostro è ridurre abbondantemente le differenze tra quanto ci sta scritto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e quanto effettivamente accade nella realtà, perché troppo spesso, ad esempio nell'inclusione scolastica, la scuola speciale diventa il corridoio, perché non si hanno gli strumenti per poter agire con fermezza e determinazione, conoscendo concretamente con che disabilità hai a che fare e con che persone hai a che fare, perché molto spesso, e chiudo, abbiamo l'idea che la disabilità sia una sorta di monolite. Dietro quella parola ci sono tante persone uguali l'una dall'altra. Non è così, non è così, e a distinguerle non sono soltanto le disabilità. A distinguerle sono il fatto che ognuno di loro ha dei gusti, ha dei percorsi, e ha delle qualità e ha delle caratteristiche su cui poter agire per migliorare la loro esistenza, per migliorare la loro comunicazione e la qualità della loro comunicazione. Chi riesce a individuarla, quella qualità, quel punto su cui andare a agire, costruire, investire, riesce a dare una svolta alla vita delle persone con disabilità, ma anche a una svolta a tutti
i genitori. Io sono stato l'altro giorno a Taranto, c'era un ragazzo che è un autistico ad alto funzionamento, quindi che aveva anche una percezione della vita e della morte, che era arrivato a un punto che comunicava ai suoi genitori la voglia di morire per l'isolamento, perché non si sentiva compreso, perché non trovava conforto nelle relazioni umane. Da una fiction che rappresentava Raoul Bova come un campione di nuoto, ha scoperto il nuoto, si è appassionato rispetto a quello sport, e quello sport gli ha dato la ragione di un'esistenza. È diventato campione olimpico, campione in Italia, e attorno a quello sport lì ha costruito la fortuna della sua vita e ha dato ragione concreta d'esistenza. Se ognuno di noi riesce a individuare qual è l'azione da compiere, su quale talento bisogna investire, noi riusciamo a costruire percorsi che sono percorsi di vita, perché poi si finisce la scuola e si diventa dei perfetti sconosciuti per lo Stato, con tanti limiti che ha la scuola, però è comunque il luogo più ovattato che esiste nella società italiana, perché appena si viene fuori da quei cicli scolastici, tant'è vero che tanti genitori, quando ero sottosegretario all'istruzione, mi chiedevano di intervenire parlando con presidi o insegnanti per fare bocciare i figli. C'è il paradosso dei genitori felici per una bocciatura anziché per una promozione, ma è quello che si verifica costantemente. E quello che noi dobbiamo fare è dare più strumenti a chi a scuola costruisce l'inclusione e far funzionare l'inclusione anche altrove, sapendo che esistono degli investimenti che si possono fare. Lo dimostrano, ad esempio, in tutti i settori lavorativi, Pizza Hut, non so chi conosce questa pizzeria, dove i ragazzi hanno dimostrato che sul loro talento si può investire, o Chicco Cotto a Torino. Sulla serialità legata all'autismo ci sono bambini che contano le monete, dispongono le bibite, e quella lì era una caratteristica in teoria considerata un limite che invece diventa una risorsa. O Tortellante, i tortellini che realizzano a Modena. Potremmo fare decine di esempi per dimostrare che l'inclusione anche in ambito lavorativo non è carità, ma è una fortuna anche per l'imprenditore che decide di investire. Per cui io vi ringrazio e mi scuso per averla fatta lunga, ma almeno ho fatto 3 ore e mezza di strada da Roma e 3 ore e mezza ne rifarò. E quindi mi sono preso la licenza di essere un po' più lungo, ma ci tenevo a farvi comprendere quanto rispettiamo il vostro lavoro, quanto vi stimiamo per la scelta che avete fatto nella vostra vita e quanto apprezziamo il lavoro che è stato svolto attraverso questo progetto, perché più funzionano progetti come questi, più migliora la qualità della vita dei nostri figli. Grazie. Davvero, davvero grazie da parte nostra a Davide Faraone per la profondità davvero che tu hai sperimentato, ma che poi sei riuscito a restituirci in questo tuo saluto, che anche in questo caso non è stato formale, fortunatamente anche un po' lungo, quindi grazie, grazie per questo, per lo sforzo che hai fatto ad essere qui quest'oggi, a portare il saluto della Fondazione e anche, insomma, è già conosciuta parecchio dalle nostre parti, però è bene che se ne parli della Fondazione Italiana per l'Autismo, perché ecco, c'è una serie di iniziative che sono di ricerca, ma che sono di ricerca applicata. Cioè, una delle caratteristiche, che io faccio parte del comitato che valuta i progetti riferiti agli aspetti inclusivi, ecco, una delle caratteristiche che maggiormente valutiamo, oltre alla qualità scientifica dei progetti, è da un lato la ricaduta, cioè dire migliora davvero la qualità di vita delle persone, concorre a operare in questa direzione, dall'altro la sostenibilità, cioè non deve finire
con i 2 anni, con i 3 anni del progetto, ma deve creare delle condizioni per le quali il territorio possa portare avanti poi alcune iniziative. Ecco, questo è, credo, un elemento da sottolineare che va a merito anche di questa associazione che sostiene un percorso di ricerca. Quindi grazie Davide e a tutti coloro chiaramente che insieme a te fanno parte dell'associazione, la indirizzano, della fondazione la indirizzano in questa direzione. Bene, grazie, spero che grazie tu riesca, sentiti libero, ma noi speriamo che tu possa stare un po', ecco. E abbiamo il primo intervento che è quello del professor Paolo Moderato, che è un professore molto conosciuto in Italia e all'estero, è professore emerito di psicologia generale all'Università Jung di Milano, quindi è stato ordinario e adesso è diventato emerito, ma oltre alla caratterizzazione legata al suo percorso universitario di altissimo livello che l'ha portato a ricoprire ruoli di presidenza di organismi prestigiosi italiani e soprattutto internazionali, ha così anche contribuito da un lato a facilitare la penetrazione nel tessuto italiano degli approcci cognitivo-comportamentali e lo ha fatto con la modalità critica. Oggi dicevamo vedere i processi, non solo le tecniche, mentre parlavamo anche a pranzo, cioè interessarsi non solo dell'elemento tecnico, faccio questa cosa piuttosto che quest'altra, ma perché lo faccio, che finalità ha, come possiamo evolvere nella direzione di considerare la persona sempre così educabile e in grado di migliorare la propria condizione anche quando ci sono degli impedimenti che possono risultare importanti. È presidente e fondatore dello IESCUM, che appunto va in questa direzione, ed è autore di un numero davvero elevato, impressionante direi, di pubblicazioni su sia di monografie che di pubblicazioni su riviste internazionali, quindi lo pongono sicuramente come una delle figure maggiormente autorevoli in questo campo che esistono nel nostro paese, ma che hanno una rilevanza internazionale davvero importante. Ecco, il tema che gli abbiamo affidato è sfidante, è particolare, perché il titolo è «C'è bisogno della ricerca scientifica per l'inclusione e la qualità della vita delle persone con autismo, uno sguardo alle evidenze», quindi a quello che deriva anche dalla ricerca e che è applicabile. Per cui grazie Paolo, a te la parola. Grazie Lucio, grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto perché hanno detto parole di verità e di sentimento, che non è esattamente ciò che succede quando si fanno i saluti, le introduzioni. Forse il tema è particolarmente significativo e quindi credo che le cose che sono state dette, che mi aiutano a tirare la volata delle cose che vado a dire, siano state emotivamente ricordabili. Dico queste cose perché uno degli aspetti che bisogna ricordare quando si parla, si raccontano cose a un uditorio e si spera che ciò che viene raccontato rimanga nella mente, rimane nella mente se passa attraverso il cuore, cioè la parte emotiva, la parte che viene suscitata da alcune parole che sono state dette da persone con un'autenticità, direi, fuori dall'ordinario. Ecco, credo che queste parole possano rimanere ben scolpite nelle nostre menti. Parliamo di ricerca scientifica. Mi raggancio a quello che diceva adesso, l'ha detto prima anche Davide Faraone e l'ha ricordato adesso Lucio Cottini. Per capire bene quello che dobbiamo fare, dobbiamo risalire dall'aspetto applicativo tecnico all'aspetto processuale, cioè capire che cosa vuol dire l'interazione nella vita, in che cosa l'interazione dell'esistenza. Davide, ma anche il prorettore, ne hanno fatto alcuni esempi quotidiani di interazione dell'esistenza.
E l'unico modo per capirlo è quello di avere un metodo per affrontarlo. Umberto Eco è diventato famoso perché recentemente ha detto una cosa che ovviamente molti di noi pensano, no? Cioè i social media danno diritto di parola a giovani imbecilli che prima parlavano solo al bar, dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, taci tu pirla, una cosa del genere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Però Umberto Eco ha detto una cosa ancora più importante, che ho fatto fatica a ritrovare. Io me la ricordavo questa cosa perché l'ho citata in varie relazioni. Mi ricordo che mi preso un venerdì di Repubblica, però nonostante tutti i motori di ricerca, avevo ben in mente la parola che aveva detto, non l'ho trovata, mentre l'altra citazione la trovi dappertutto. Lui ha detto, la domanda era, secondo lei, professore, qual è la cosa più importante che l'umanità si porta dal secondo al terzo millennio? E lui ha detto il metodo scientifico, perché è lo strumento che ha consentito all'umanità di fare un salto in avanti più importante, più veloce rispetto a tutti i secoli precedenti. Se noi ci pensiamo, l'umanità ha un po' di migliaia di anni, no? Anche senza il metodo scientifico ha fatto un sacco di cose, basta pensare alle civiltà egizie, assiro-babilonesi, le tragedie greche, scegliete voi gli imperi, le scoperte, eccetera. E però il metodo scientifico, da quando è arrivato nel nostro mondo, ha fatto fare dei passaggi avanti pazzeschi. Quando poi è arrivato nel mondo della medicina, ancora di più. E poi il metodo scientifico, questa è un'altra frase bella di Umberto Eco, perché dice il bello di un procedimento scientifico è che non è mai tempo perso. Questa è una cosa che in psicologia vale molto e viene spesso dimenticata. Perché nella famosa logica publish or perish, le ricerche confermative, cioè vedere se quello che ha fatto un altro è realmente valido, trovano poco interesse dal punto di vista della pubblicazione. E se tu non pubblichi, perisci. E se non vieni citato da altri, ma nessuno cita, a meno che tu non fai lo scoop, che dici prendo una ricerca che aveva detto di aver inventato qualcosa e io la smonto. Ma ci sono tutta una serie di dati sulla ricerca in psicologia che dicono che molti degli effetti che sono stati scoperti sono molto deboli. Come si fa a renderli robusti? Ripetendo con un metodo di ricerca gli esperimenti. È l'unico modo per irrobustire i dati, è l'unico modo per confermare la validità teorica e pratica, perché quando parliamo di ricerca sui principi di fondo, sui processi, e poi sulle applicazioni che da questi principi e processi devono derivare. Però si parte con una relazione molto utile tra questi due poli della ricerca. E quindi avere questo tipo di ricerca, che purtroppo non viene premiata a livello accademicamente concorsuale, diciamo, ecco, per parlare di bassa macelleria proprio, è estremamente importante. Dicevo, il metodo scientifico è un modo di pensare molto recente per gli esseri umani. Quando io faccio questa lezione ai miei studenti di scuola di specializzazione, io ho qualche piccola mania senile, che è quella, per esempio, di cercare di dare un po' di flusso storico alle cose che accadono, perché appartengo a una generazione in cui le date ce le hanno insegnate e le abbiamo usate non solo per il piacere di ricordare la caduta di Costantinopoli piuttosto che la battaglia di Lepanto, eccetera, ma per avere dei ganci, degli attaccapanni, delle strutture, framework adesso diciamo, dove la marmellata degli eventi del mondo abbia un senso, no? Un senso, una sequenza. Allora uso questa data perché 1642 è una data che dovrebbe essere facilmente ricordabile. Muore Galileo e nasce Isaac Newton. E 1942 dovrebbe essere un'altra data facilmente ricordabile, perché è l'inizio del progetto Manhattan, cioè il progetto della bomba atomica, che nel giro di 3 anni avrebbe portato distruzione, morte e anche la fine della guerra.
Allora, pensate un attimo, che in 300 anni, adesso ne sono passati qualcuno di più, ma io uso questi 300, si è passata dagli alchimisti, che cercavano di tramutare la pietra in oro, la pietra filosofale, eccetera, all'energia atomica. È pazzesco il potere di questa cosa che è un'invenzione umana. Il metodo scientifico è un'invenzione umana. È un'invenzione faticosa, controintuitiva, e spesso si oppone a ciò che i nostri sensi percepiscono. C'è un altro aspetto. Nel nostro mondo esiste ancora tantissimo pensiero magico. Pensiero animistico, che è un pensiero, diciamo, che caratterizza le culture meno sviluppate e che convive benissimo con la tecnologia. Cioè tutte queste cose mostruose che abbiamo tutti quanti, che sono l'alta tecnologia, vanno benissimo col pensiero magico, perché dicono gli ingegneri che una tecnologia ben fatta è assolutamente indistinguibile da una magia. E noi il rischio che abbiamo è quello di continuare anche nel mondo scolastico a lavorare con il pensiero magico. Esattamente lo stesso pensiero con cui, quando la televisione non mi funziona, io la prendo attraverso la strada e la porto dal negozio che l'aggiusta e mi cambia la scheda. Tra l'altro adesso sono tornati di moda i negozi che aggiustano le cose, erano un po' scomparsi prima, no? Ma il pensiero, io non so cosa mi fa il signore che aggiusta la televisione, ma i bambini non sono televisioni da aggiustare, non sono cose da portare perché gli cambiano una scheda o un pezzo. Cioè tutto ciò che possiamo fare su di noi e sui nostri figli, sui nostri allievi, eccetera, è una sorta di interazione collaborativa che richiede fatica. Il pensiero scientifico è faticoso perché implica la comprensione dei fattori e poi implica il proceduralizzare quei principi che si sono capiti per quegli obiettivi che abbiamo sentito descritti e che fanno parte anche del titolo di questa relazione. Questo è giusto un po' di lamentela. Questo è il Censis, che titola sulla stampa: 5,9% della popolazione, il Covid non esiste, il 5,8% è sicuro che la Terra sia piatta e il 10% che l'uomo non si è mai sbarcato sulla Luna. Questo è un po' più nel dettaglio. Il pensiero magico, il pensiero complottista, che sono tutte declinazioni dalla stessa origine, è ancora difficile da radicare. Noi siamo organismi che hanno un hardware che non è diverso da quello di 40.000 anni fa, quindi abbiamo ancora delle paure, delle reazioni, eccetera, che erano utili in quel contesto, quando eravamo dentro la caverna o sull'albero, e che adesso però non sono più utili perché è cambiato il contesto esterno. Quindi rimane ancora una percentuale molto forte di persone. Guardate che cos'è il 6%? 6% di terrapiattisti vuol dire che su 60 milioni sono, quanti sono? 10%, 6.000, 6%, 4-5.000. Non è poco, eh? Lasciamo stare poi tutto il resto sui complottismi vari, però dal punto di vista, mi interessa qui l'aspetto prettamente scientifico, perché si è riflettuto a lungo sull'argomento di cui noi stiamo parlando. E c'è un altro aspetto: la perdita, la morte dell'esperienza. Questo libro di Tom Nichols è stato anche tradotto in italiano, è tutto la grande critica, la grande onda lunga del contro i professoroni. Prima Davide Faraone ricordava la composizione del comitato che ho l'onore di coordinare. È fatto di persone che hanno una rinomata competenza nel settore e che, se presentano e valutano dei progetti, hanno le competenze per fare questo.
Questo libro è molto bello da leggere perché fa la storia di come negli Stati Uniti sia venuta ad emergere questa onda contro l'esperienza. Basta i professoroni, basta gli esperti, c'è tutto un discorso politico sotto, ma non è questa la sede per farlo. Però è molto interessante. Metodo scientifico, ma è così complicato? Sì e no. Allora, quando cerco di, sempre in una lezione molto interattiva con i miei ragazzi, proviamo a definire che cos'è il metodo scientifico. E tutti quanti partono, l'esperimento, eccetera, eccetera. No, no, più scarnifica, l'indispensabile. Se noi guardiamo, sono due cose, le osservazioni e le condizioni delle osservazioni, che sono il fulcro, il punto. Perché l'osservazione in sé può essere molto distorta da tutti i nostri bias cognitivi, aspettativi, emotivi, eccetera. Ma sono le condizioni dell'osservazione che definiscono poi l'osservazione fatta in un certo modo rispetto all'osservazione sistematica rispetto all'osservazione occasionale. E le condizioni hanno un punto fondamentale di partenza, che ha molto a che fare con il discorso sull'autismo. E le condizioni sono che io devo conoscere le condizioni in cui si verifica un fenomeno. Non quello che succede, ma le condizioni in cui osservo un fenomeno. E le devo descrivere in maniera precisa affinché un'altra persona possa compiere le stesse osservazioni. Questo è il punto centrale della questione. Perché la scienza sbaglia. Quando io sento dire, io non ho fiducia nella scienza. Ma non è questione di fede, è questione di verifica. La scienza sbaglia. Il problema è, la scienza è autocorreggente perché è costruita in un modo che se si sbaglia in buona fede o se si sbaglia per frode, questa possa essere scoperta. I due esempi citati lì, Kanner, ha fatto un errore in buona fede nel 1943. Campionamento particolare, bias, eccetera. Ha scambiato alcuni fattori che non erano fattori. Pensato che i bambini con autismo fossero di intelligenza normale ed era un campionamento non significativo. Ha pensato che l'atteggiamento dei genitori fosse in qualche modo responsabile di tutta una serie di cose, ha dato origine a quella che poi è nota, la teoria psicogenetica dell'autismo. Un altro scienziato, perché all'epoca era ancora uno scienziato, Wakefield, famoso dottore, che infiniti lutti addusse agli achei, cioè tutto il discorso sui vaccini, che abbiamo dovuto piangere con tutto quello che è successo poi, nasce dalla ricerca di Wakefield. Adesso non la cito perché è probabile che la maggior parte delle persone la conoscano, ma Wakefield ha fatto degli errori per frode, non in buona fede. Però anche lì i suoi colleghi gastroenterologi a un certo punto hanno detto ma io questa cosa che vede lui io non la vedo. Un altro, ma io questa cosa che ha visto Wakefield io non la vedo. Io queste cose e quando il numero di persone, ecco quello che diceva Umberto Eco prima, quando un numero di persone che non vede quella cosa che tu hai visto, allora qualche problema c'è. È già successo in un sacco di altre cose. La memoria dell'acqua famosa, no? Che sta alla base di la fusione nucleare fredda, che tutti vorremmo aver inventato. Ma ancora, qualcuno dice, l'abbiamo trovata, facci vedere i dati. Non li abbiamo visti. Quindi questo è un punto importante, ma questo è reso possibile dall'intersoggettività, dal fatto che io posso osservare ciò che tu osservi, possiamo discutere su ciò che stiamo osservando. Non è una certezza, è una buona probabilità. Qualche data importante di applicazione della ricerca. Edward Séguin è il fondatore, poi lo vediamo dopo, di un'associazione che è tuttora in opera. Edward Séguin è quello che fonda la cosiddetta medicina morale. Tutti i primi educatori che si occupano di disabilità e di inclusione nel tempo, questo concetto ha avuto declinazioni ovviamente a sfumature molto diverse,
Questo è uno dei primi. Lui era un allievo di Jean Itard, quello che ha scritto quel libro bellissimo, anche questo, forse uno dei primi libri di ricerca a soggetto singolo. 1804. Siamo in piena epoca post-rivoluzione francese, post-Lumi, impero bonapartista. Lui fa queste rilevazioni e fa degli esperimenti. Mette una variabile, toglie una variabile, aggiunge una variabile, riprova, prova, riprova, prova, riprova, con un ragazzo che al tempo, molti di questi ragazzi erano scambiati, cioè che potevano anche essere autistici, erano confusi con ragazzi selvaggi e cose di questo tipo. Ed è Séguin che va negli Stati Uniti, deve scappare dalla Francia, era repubblicano, quindi a un certo punto era ricercato, scappa in America e fonda l'associazione degli ufficiali medici che si curano di deboli di mente, delle persone deboli di mente e idioti. Siamo nel 1876, la psicologia non è stata ancora fondata come scienza, 3 anni prima, 1879, Wundt, qui parlo agli psicologi, che è una delle poche date che gli psicologi sanno. Quando è stato fondato il laboratorio di Wundt? 1879, benissimo. Che poi, dico, è una data importante, ma fino a un certo punto, perché giusto per dire, ma mettiamoci sta data così ci ricordiamo. Beh, 3 anni prima la pedagogia, la medicina morale e l'attenzione nei confronti delle persone deboli di mente, anche questo è un termine ovviamente che moroni, deboli di mente, cioè, che è cambiato nel tempo. Ma questa è l'associazione che oggi si chiama Associazione Americana per la Disabilità Intellettiva e Evolutiva. Ha cambiato 5 volte la dizione nel corso degli anni, però la sostanza, il lavoro che ha fatto è estremamente importante. Queste due persone sono Binet, Alphonse Binet e Maria Montessori. Non si conoscevano, non si sono mai incontrate. È una giusta posizione fatta da un articolo di Scientific American. L'ho preso tale quale. Perché è importante? Perché Binet è famoso per aver inventato il test intellettivo. Ma dice l'articolista, lo trovate su Scientific American, facilmente su web, quello che lui ha creato e quello che ha fatto realmente non è quello che è realmente conosciuto. Il perché e il che cosa lui ha fatto sono piuttosto differenti da quello che noi usiamo come test oggi come oggi. Ed è un punto che peraltro ho tratto nell'articolo Lucio anche per il GDN, perché la visione di Binet dell'intelligenza dell'epoca è quella processuale moderna che abbiamo ancora oggi. Non è quella che ha dato origine alla reificazione dell'intelligenza come qualcosa che o si possiede o non si possiede. La sua visione, l'ho messo per non cambiare le parole, ma è facilmente leggibile, ho preso proprio il pezzo di Scientific American. È una ricerca perché lui si rende conto che della sua convinzione che l'intelligenza fosse un processo e non una quantità, non poteva convincere le persone raccontando aneddoticamente quello che lui aveva osservato. Questa è la ricerca. Non poteva convincere le persone raccontando un aneddoto. Il racconto aneddotico è la tipica cosa della non scientificità. È come l'oroscopo, è la stessa logica dell'oroscopo. La scienza si basa sulla intersoggettività e ripetizione. Non può essere, mio cugino, ho sentito mio cugino che ha fatto. Quanti cugini sono morti in questi ultimi 2 anni, non si sa. Adesso vicini di casa, cugini, una strage c'è stata. Lui aveva bisogno di misurare l'intelligenza e di misurare che l'intelligenza poteva, il cambiamento dell'intelligenza poteva essere possibile. Questo era lo scopo del mostrare del QI, dell'intelligenza di QI, mostrare che l'intelligenza poteva essere aumentata. E parlava di educabilità dell'intelligenza. Se noi pensiamo oggi qual è il nostro concetto di intelligenza, è esattamente l'opposto.
L'intelligenza è qualcosa di fisso, che anzi non deve essere suscettibile di variazioni dovute a evoluzione, stati particolari, eccetera, perché è diventata qualcosa di reificato, un costrutto, che è uno dei modi in psicologia per cercare di rendere, come dire, materiale l'immateriale della psicologia. E fece questo test per fare uno screening preventivo, anche qua bisogna contestualizzarlo, 1904 sono le prime aperture scolastiche in Francia a fasce di popolazione che prima non andavano a scuola. Tanto per dare due numeri, in Italia in quell'epoca l'80% della popolazione era analfabeta, il doppio di quella che era in Francia e in Germania. In Francia avevano cominciato a aprire le scuole a tutti. Succede che una fascia di popolazione particolarmente fragile rimane indietro e lui vuole intercettare questa popolazione per includerla con i criteri dell'epoca. Quindi fa le classi speciali, che per l'epoca sono un avanzamento incredibile. 1975 c'è questa prima commissione di Maria Falcucci, che poi diventerà ministro dell'istruzione, ma la legge 577, la legge 517 del 77 è quando lei era ancora senatrice, ed è la legge sull'inclusione, la chiusura delle scuole speciali e l'inclusione. Noi oggi diciamo inclusione, allora non era inclusione, era socializzazione delle persone all'interno delle scuole. Prima l'onorevole Farone ha ricordato alcune cose che non vorremmo, che dobbiamo ricordare ma non vorremmo sentire, che l'inclusione spesso avviene nei corridoi, quando va bene o nelle stanzette. La legge 577 non è stata una legge che priva di ombre, perché bisognava fare un salto, buttare il cuore al di là dell'ostacolo, e quello che è successo è che le strutture scolastiche, diciamo normali, non erano molto pronte per questo tipo di cosa. Sull'altro aspetto, le scuole speciali, che abbiamo visto con l'inizio di Binet, erano delle scuole che avevano delle professionalità da parte degli insegnanti molto forti. Infatti il timore era quello di perdere quella professionalità delle scuole speciali. Ricordo in Sicilia la scuola autofrenica diretta dal professor Maiorana, a Milano c'era la scuola Trevi, cioè c'erano tante realtà di scuole speciali, di classi speciali, ma di insegnanti che avevano realmente scelto di dedicare la propria vita di insegnamento alle persone con disabilità e avevano acquisito delle competenze molto sofisticate, molto specifiche. Ovviamente negli anni 70 è cresciuta un atteggiamento nell'opinione pubblica, o quantomeno in una buona parte, di smantellamento delle strutture come i manicomi, gli asylums americani che sono stati citati anche prima, tutti quei reparti segreganti, eccetera. E quindi questo momento si scrive all'interno di questo nuovo atteggiamento, nuova sensibilità. C'è un problema, che la socializzazione non è come abbronzarsi, cioè non basta esporsi al sole per abbronzarsi. La polemica era su questo, cioè benissimo l'ambiente socializzante, ma se l'ambiente socializzante non è tale da consentire una interazione reale, un processo reale, allora diventa veramente una sorta di socializzazione per abbronzatura. Quindi anche in questo caso c'era la necessità, con la ricerca, di trovare delle modalità di inserimento che fossero realmente, che garantissero realmente l'interazione. Quindi questo, io ricordo, siamo andati a un congresso in neuropsichiatria a Torino, mi pare, e il dibattito fu molto acceso,
circa la necessità da una parte di avere un ambiente non escludente, ma dall'altra parte di avere un ambiente in cui i processi di socializzazione fossero realmente processi, cioè fossero governati in qualche modo, fossero attivati. E qua torniamo sulla visione processuale di cui parlavo all'inizio. Altre due date, 43 Kanner, l'80 al DSM terzo. Ne abbiamo parlato poco prima con col prorettore. Il 43 è le origini della teoria psicogenetica dell'autismo. L'80 è, nel mondo, la fine di questa teoria. Cos'è successo nel mezzo? Perché nulla succede per caso in questi casi. Quali sono stati i fattori che hanno lavorato per demolire la teoria psicogenetica e arrivare finalmente a vedere il disturbo dell'autismo come un disturbo neurologico pervasivo? Beh, uno si chiama Sir Michael Rutter, che è psicologo, psichiatra realmente, che ha lavorato tantissimo per dimostrare le origini genetiche, le basi genetiche dell'autismo. Tra l'altro lui ha lavorato anche per ridimensionare tutta la teoria dell'attaccamento di Bowlby, dicendo che non è solo l'attaccamento con una figura, la figura materna, che è quello che consente, quindi dando un'altra picconata anche all'aspetto relazionale evolutivo, ma gli attaccamenti multipli, rassicuranti, sono quelli che consentono a un bambino di crescere, di sviluppare la personalità, eccetera, eccetera. E questa è una delle persone più rilevanti nel campo della ricerca. Una seconda grande ricercatrice, anche lei psichiatra, psichiatra infantile. Voi sapete che la neuropsichiatria ce l'abbiamo solo noi in Italia, fuori c'è psichiatra e neurologo, perché sono due competenze decisamente diverse. Da noi si è scelto di metterle insieme, c'è tutta una giustificazione, ma non ci interessa in questo momento. Lorna Wing è quella che introduce quel discorso di cui parlava anche prima Betty De Martis, lo spettro dell'autismo, cioè la comprensione di una ampiezza. Oggi come oggi possiamo dire che lo spettro dell'autismo forse ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè si sta allargando un po' in maniera esagerata, e questo ci rende più difficile la predittività sulle traiettorie evolutive, di cui la ricerca ha bisogno. La ricerca è previsione, è spiegazione, ma è previsione. E la previsione ci serve per fare le cose, per applicare le cose. Quindi Lorna Wing è questa. Il terzo livello è, questo si chiama un criterio ex iuvantibus, cioè negli anni 70 si è visto che le terapie strutturate, comportamentali, avevano effetto, pur non sapendo tutta la storia dell'autismo, psicogenetica, eccetera, era ancora confusa la questione, ma ex iuvantibus si è visto che le terapie di questo tipo producevano dei risultati, risultati che non erano prodotti dalle terapie destrutturate tipo psicoanalitico. Il criterio ex iuvantibus è un criterio affidabile nella ricerca. Faccio un esempio banalissimo. Avete la tosse, andate dal medico e dice: ma che è sta tosse? Quando ti viene? Ma potrebbe essere il reflusso. Fai così, prendi l'esoprimazolo, se ti passa è il reflusso. Questo è il criterio ex iuvantibus. Quando hai un bambino piccolo e non sai che cos'è, e non può parlare, lui non può dire che cos'ha, è uno dei criteri che usiamo sempre, è un criterio scientifico, anche se non è prediction and control, però funziona. È un criterio di applicabilità, è un po' più rischioso rispetto al prediction and control, chiaramente, però funziona. Questo, persona che è stato nostro mentore, quando dico nostro intendo mio e di altri colleghi un po' anziani della mia età, perché è quel primo che si è occupato di interventi, di studiare lo sviluppo comportamentale dal punto di vista, lo sviluppo infantile dal punto di vista comportamentale, cioè ancorandolo a ricerche specifiche. Qui apro una bellissima parentesi.
Guardate che lo studio sperimentale dell'infanzia è una cosa molto recente, non ha più di 100 anni. Perché prima lo studio dell'infanzia diventava quasi inutile nel momento in cui, passatemi il termine inutile per l'epoca, in cui il 70% di mortalità infantile portava via, 40% di mortalità infantile, il 70% quando c'erano le epidemie. Quindi non si faceva tempo a studiare. Lo studio sperimentale dell'infanzia è nel secondo dopoguerra. Sid W. Bridge, qui lo dico a qualcuno che è interessato, se lo cercate, questo è un dialogo che lui ha con Steve Hayes, in cui si intervistano, Steve Hayes intervista Sid Bijou. E lui è quello che ha impostato i primi interventi di studio sperimentale e di ricerca applicata. La ricerca applicata, questo è un allievo di Bijou, Ivar Lovas, ha studiato a Washington State, a Seattle, con Bijou, e ha applicato anche lui ex iuvantibus. Non c'è un'ipotesi precisa. C'erano alcuni aspetti comportamentali, di metodologie, che si supponeva potessero funzionare. Lui l'ha applicato e, guarda caso, le sono le sue parole, vorrei essere ricordato come Locke e Hume e come Itarque e Forte Montessori. Abbiamo risolto tutto con la ricerca? Ancora no, abbiamo una serie di cose che vorremmo ben definire, però le possiamo solo risolvere con ricerca e con dati empirici. Questo è un punto fondamentale. Noi siamo abbastanza avanti negli interventi intensivi precoci, che sono la base per dare le abilità che portano all'inclusione e alle relazioni di un certo tipo, perché sono quelli che hanno già funzionato con altri disturbi, per esempio con la sindrome di Down. 40 anni fa, 50 anni fa, nei manuali di psichiatria, la sindrome di Down veniva descritto, i soggetti, le persone con sindrome di Down, i bambini, venivano descritti come esclusivamente addestrabili, che è un termine bruttissimo. Se lo dici in inglese è già meglio, perché training. Training è tutto. Il training è quello che fanno gli allenamenti, eccetera. Ma in italiano è bruttissimo. Però 50 anni fa le persone con sindrome di Down, che erano già note da 100 anni, venivano descritte come esclusivamente addestrabili. Oggi come oggi le persone con sindrome di Down, grazie agli interventi che abbiamo visto prima, hanno acquisito anche la consapevolezza di chi sono, il che non è sempre un bene, perché vuol dire anche sofferenza. Essere consapevoli, prima è stato citato, non mi ricordo chi ha citato, forse Bette ha citato, una persona con autismo che raccontava, quello di Taranto, è sempre Faraone che aveva raccontato, raccontava la sofferenza della consapevolezza. La consapevolezza è sofferenza. Lo è per noi, lo è per tutti. E d'altro canto, questo è un punto fondamentale di lavoro con le persone, diciamo, al di sopra dei 10 anni. Parliamo di adolescenti e giovani adulti. Abbiamo provato a fare, prima del Covid, questo seminario nel 2018, percorsi, anche qua, non percorsi farlocchi, percorsi basati su dati di ricerca, su processi e su principi. Però questa è una sfida che abbiamo. L'autismo è tutta una sfida, ma questa è una sfida nella sfida. Cioè abbiamo bisogno di definire degli strumenti, e con la ricerca lo possiamo fare, per intervenire, per dare delle procedure di analisi e di intervento in quella fascia di età, che diciamo è la fascia dell'adolescenza e dei giovani adulti, che in questo momento è la più sguarnita. I principi possono essere gli stessi, perché li abbiamo studiati in altri settori, le procedure di intervento devono tenere conto delle specificità individuali, ogni soggetto è diverso, e chiamiamoli di gruppo, di autismo con alto funzionamento, con basso, con medio, eccetera. Un altro pezzo importante, la behavioral economics, che non ha niente a che fare con la finanza, è psicologia delle scelte. Come aumentare i gradi di libertà di scelta. Abbiamo
penso forse ne parlerà Serafino Corti, sta uscendo questo libro che riguarda come dare l'opportunità di scelta anche a coloro che hanno delle grosse limitazioni di partenza. I principi dell'economia comportamentale che riguardano quali sono gli ostacoli alla scelta. Ci sono gli ostacoli fondamentali. La libertà di scelta che tutti noi pensiamo di avere e abbiamo in misura più o meno varia e più o meno ridotta da una serie di gradi di libertà che vengono prima, beh, è uno degli obiettivi che dobbiamo avere e lo possiamo risolvere solo con dati di ricerca, cioè mettendo in atto delle procedure che si basano su principi che sono stati validati empiricamente. Altrimenti vagoliamo nel buio. La parte etica è importantissima, la parte di coscienza è importantissima, però ci vuole la parte di scienza. Questo è tutti gli studi sul nudging, che vanno bene anche per le popolazioni adulti, perché i principi che governano l'esistenza umana, fermo restando alcune specifici barriere che alcune persone hanno, i principi sono gli stessi. Si tratta di sgombrare le barriere, conoscendole, e quindi di mettere a punto gli interventi che siano in grado di superare queste barriere. Questo, vabbè, è un altro aspetto, l'evoluzione empirica, l'evoluzione comportamentale, va bene, possiamo saltare. Questo tanto per dare un'idea della complessità della ricerca che possiamo avere adesso. Sul lato sinistro, scusate, sul lato superiore la ricerca sperimentale, sul lato inferiore la ricerca applicata. Per dire che anche in ambito comportamentale c'è una complessità di ricerca che può essere, che deve essere ridotta per poter fare della ricerca e che poi deve essere riportata alla complessità nel momento in cui si parla dell'esistenza umana. Io con questo credo di avere concluso, richiamo il concetto Peace and Love che fa parte della mia generazione, a cui abbiamo la generazione boomer tanto vituperata, ma d'altro canto noi abbiamo avuto il privilegio di vivere un periodo musicale che è assolutamente irripetibile, però ci abbiamo aggiunto anche la scienza. E quando sono arrivato qui, che ho visto anche alcune applicazioni di scienza applicata, sono andato a vedere gli oratori, l'oratorio di San Giovanni Battista, eccetera, e parlando ho conosciuto, già sapevo cos'erano, però ho approfondito il lavoro delle confraternite. Beh, le confraternite erano il welfare di quegli anni. Gli anni in cui la divisione fra scienza, chiamata hard, che odio come termine, e scienza umana non era ancora stata stabilita. Quindi la scienza era ancora, ai suoi primordi, al suo sviluppo, però era ancora qualcosa di unito. E sarebbe importante che rimanesse unita la parte umanistica e la parte metodologica scientifica. Grazie. Grazie. Ovviamente io sono a disposizione per le domande, se ci sono, non so se c'è un question and answer, ho visto che c'erano delle cose prima, ma mi rimetto agli organizzatori. Ecco, se ci sono interventi e richieste sulla relazione così ampia e articolata del professor Paolo Moderato, considerando che poi il professor Moderato dovrà partire, anche lui ci ha fatto un regalo perché poi domani deve essere a un impegno importante a Milano, quindi è venuto, riparte, ecco, sono segni di amicizia, ma anche segni così di una considerazione di un percorso che va fatto insieme. Ecco, se ci sono degli interventi su questo, altrimenti chiederei anche alla professoressa Berta Martini, che è arrivata. Grazie Berta dello sforzo che avete fatto per tornare in fretta tu e il rettore, di prendere la presidenza, perché se no mi capiterebbe anche la brutta cosa di dovermi presentare da solo, quindi non saprei sinceramente che dire. Quindi
la professoressa Martini afona. Ma noi siamo molto inclusivi e quindi le concediamo anche questa opportunità. È la direttrice del nostro dipartimento e molto si deve della possibilità di condurre la ricerca anche all'azione del dipartimento che tu, Berta, chiaramente rappresenti, di cui facciamo parte, non solo nella componente di docenti, ma anche in quella tecnico-amministrativa, di supporto, di sostegno anche alla giornata di oggi da parte dei tecnici, quindi grazie per questo. Non ti preoccupare, già la presenza è importante. Si presenta da solo. Ecco, sì, lo evito, così almeno posso evitarlo. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Buon proseguimento. Eccoci qua di nuovo, per l'ennesima volta, ben trovate a tutti e a tutte, permettetemi sempre di salutare con piacere anche i tanti che sono a distanza, insomma. Ecco. Grazie al professor moderato siamo entrati, no, in maniera molto articolata, molto dotta, molto così ragionata, sull'importanza del fare ricerca che sia anche una ricerca applicata che determini poi delle modifiche nelle procedure che vengono messe in campo. Ecco, a me il compito che mi hanno affidato i colleghi di dire un po' in maniera generale quella che è stata l'azione che abbiamo portato avanti in questi 3 anni di ricerca, che poi sono diventati 4, perché c'è stata l'interruzione legata, insomma, alla pandemia, e questo ci ha consentito, la FIA ci ha consentito di prolungare, perché alcuni esperimenti sul campo chiaramente non erano sviluppabili. Ecco, e articolerò questa presentazione, che poi avrà dei momenti applicativi già dall'intervento successivo dei colleghi, che descriveranno molto meglio di me alcuni punti salienti, e soprattutto nella giornata di domattina, per quanto riguarda le applicazioni concrete e la sperimentazione in un momento laboratoriale. Saremo anche lì parecchi, ma cercheremo di organizzarci da questo punto di vista. E sostanzialmente, che cosa lo dice già il titolo, che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto cercare di individuare dei percorsi significativi per aiutare i bambini, gli adolescenti, gli adulti con disturbo dello spettro autistico, in un elemento che per molti è un punto di forza, l'imitazione. Se prendiamo un bambino con sindrome di Down, è molto imitativo. Un bambino con disturbo dello spettro autistico, che ha altre caratteristiche, però dal punto di vista imitativo lo è molto meno. Cioè, fa più fatica anche ad apprendere in maniera implicita, noi diciamo. Cioè, se fai quella socializzazione di cui ci parlava anche Paolo Moderato prima, potrebbe essere molto utile per alcuni alunni con altre caratteristiche, meno per gli studenti con autismo, che, come vedremo, hanno difficoltà proprio nell'imitazione. Quindi siamo chiesti innanzitutto come studiare questo processo imitativo nelle persone con disturbo dello spettro autistico e come cercare di individuare delle strade che potessero essere in grado di aiutare, perché capiamo bene quanto significativa è l'imitazione nell'apprendimento di ogni bambino, di ognuno di noi. Cioè, quante cose noi sin dall'inizio apprendiamo in maniera imitativa. E quindi la mia argomentazione, la mia trattazione si articolerà in 3 momenti sostanzialmente. Un primo che ci dice, ecco, quando imitare è complicato, non è così scontato, non è così banale. Quindi che cosa accade nei nostri bambini con disturbo dello spettro autistico? Un secondo momento, il video modeling può essere un riferimento utile per facilitare questo. Un terzo momento, che cosa abbiamo fatto e come possiamo renderlo realmente fruibile anche in una prospettiva che è quella inclusiva, cioè di non vedere solo momenti riabilitativi, magari sviluppati in contesti separati, ma che possano
trovare applicazione proprio nel contesto delle classi. Poi ci siamo resi conto, e lo dirà domani Enrico Emili nel suo intervento conclusivo, che da questo scaturiscono delle prospettive di grande interesse per il miglioramento della didattica. Cioè, certe cose che abbiamo provato a sviluppare diventeranno, pensiamo, utili strumenti e utili ausili per migliorare la didattica, ad esempio nella comprensione del testo, piuttosto che in altri ambiti. Ecco, quindi poi ce ne parlerà, e sarà il momento conclusivo, il collega domani. Quindi proviamo un po' a vedere, prima di tutto, che cosa accade nelle persone con disturbo dello spettro autistico dal punto di vista dell'imitazione. Noi innanzitutto, abbiamo detto, l'imitazione è fondamentale. Fondamentale per acquisire chiaramente competenze che non sono solo motorie, ma pensiamo anche a quelle relazionali, pensiamo a quelle comunicative, al linguaggio. La gran parte delle nostre azioni si fonda sull'imitazione. Ecco, che cosa ci dice la ricerca? Ora io ve la presenterò evitando tutta una serie di citazioni, perché ognuno di questi elementi ha decine di contributi che sono stati sviluppati, l'abbiamo fatto anche all'interno di revisioni sistematiche della letteratura molto ampie. Ecco, non vorrei appesantire questa trattazione per ora, quindi vi do la mia parola che esistono, no? E la potrete trovare e nel volume e in altre pubblicazioni che abbiamo in animo di fare open access, proprio per consentire un accesso facilitato a questi studi. Prima di tutto c'è una capacità di imitazione nei nostri alunni, nei nostri bambini con disturbo dello spettro autistico, che è significativamente inferiore ai coetanei. Cioè, veramente è un punto di debolezza, e questo lo si vede in maniera forte anche nelle prime acquisizioni. Vedete, il bambino già dalla nascita comincia ad imitare, imita espressioni della bocca, come in questo caso la protrusione della lingua. Inizialmente, ecco, i bambini con autismo tendono a non farlo. Che qui la domanda viene, penso, spontanea: ma come fate a saperlo se la diagnosi di autismo avviene quando va bene a 2 anni? Ecco, sono studi che vengono fatti sui fratelli e su popolazioni potenzialmente a rischio. Quindi si vanno a fare studi di questo genere e poi si va a verificare se effettivamente quel bambino entra in un certo percorso, che è quello di uno sviluppo, di una condizione così particolare. Quindi sicuramente abbiamo questo deficit, che non è però solo quantitativo, cioè acquisisci dopo, ad esempio, l'attenzione condivisa, alcune imitazioni di aspetti motori legati all'autonomia, eccetera, ma è anche molto particolare, cioè è costruito come del resto è il disturbo dello spettro autistico, cioè è costruita su parametri che sono molto specifici, molto particolari. Non a caso noi parliamo di condizione più che di sindrome, cioè di una situazione nella quale ci si trova a così muoversi, a utilizzare processi cognitivi e relazionali, a interfacciarsi con modalità che sono differenti. Un secondo aspetto importante, ma vado per punti perché vorrei dare questo quadro, è la tendenza maggiore che vari studi mettono in evidenza a usare l'emulazione invece della imitazione. Cos'è l'emulazione? L'emulazione è sostanzialmente il fine. Cioè, dici, che cosa fai? Vedi un bambino che prende un giocattolo dal compagno che glielo dà. Qual è l'emulazione? Che tu prendi il giocattolo, anche strappandogli dalle mani, facendo dei comportamenti inadeguati. Cioè, quello che ti interessa è il fine. Ecco, quindi la imitazione del bambino con autismo è spesso, più spesso di quanto non avvenga nei coetanei a sviluppo tipico, un'emulazione, cioè è il risultato che ti interessa. Però capite che questo è molto importante non solo per i comportamenti che possono essere messi in campo, ma perché l'emulazione è sostanzialmente l'utilizzo di competenze, di movimenti, eccetera, che tu già hai, cioè per ottenere quello. Quindi non vai ad imitare, ad ampliare il tuo bagaglio conoscitivo utilizzando quelle modalità che vedi magari rappresentate dall'altro. Quindi un ulteriore aspetto importante. Poi quello che notiamo in maniera forte è la difficoltà
ad imitare gesti non finalizzati e movimenti facciali. Cioè un conto è imitare l'aprire un contenitore per prendere il giocattolo, altro è un movimento del braccio non finalizzato a qualcosa, quindi è molto meno efficace l'imitazione di movimenti non finalizzati e di movimenti facciali, quindi tutta una serie di espressioni di certo tipo, non ultimo quel chiaramente anche utilizzare il linguaggio modalità non verbali. Questo che cos'è? È un dito sotto il naso. No, poi ti insegno che questo è chiaramente il modo per dire che devi star zitto. Però questo che cosa comporta? E arriviamo sul terzo, che non riesci, sull'ultimo punto, che non riesci ad imitare bene lo stile. Cioè, questo è un dito sotto il naso. Hai capito, magari sei ad alto funzionamento, che significa che devi star zitto, però poi comprendere questo magari del compagno che giochi a nascondino e vuol avere la tua complicità in confronto a quello impositivo del genitore, dell'insegnante, è veramente complesso. No? Molti alunni, apprendono molto bene, a bussare alla porta, poi però se devi imitare il bussare in maniera leggera per non disturbare, insomma, in maniera approcciarti in maniera educata, piuttosto che farlo perché il modello lo fa in maniera arrabbiata, è sempre un bussare alla porta. Quindi capite, questo stile quindi non è solo una quantità, ma è anche alcune particolarità che poi non ti aiutano ad acquisire delle competenze ulteriori. E per contro, come dicevamo, l'importanza di questi principi è fondamentale per l'apprendimento. Quindi la persona con autismo fa fatica ad apprendere dagli altri. E capite che facendo fatica ad apprendere dagli altri, dal contesto sociale, è una fetta importante di situazioni che ti vengono, se non a mancare, comunque ad essere più rese maggiormente complesse. Non è che non funzioni l'imitazione, però è meno efficace di quanto avviene in altri ambiti. E perché questo si verifica? Che qui gli studi non sono completamente convergenti, vi ripeto, sono tutti punti sui quali ci sono decine di lavori scientifici. Allora, un primo aspetto è questi problemi di imitazione potrebbero dipendere, con ogni probabilità dipendono almeno in parte, da problemi connessi all'apprendimento sociale, cioè sei meno attrezzato per essere in sintonia con l'ambiente umano. Okay? Mentre il bambino a sviluppo tipico già dalla nascita segue maggiormente la voce della mamma, segue maggiormente la persona, il volto piuttosto che l'oggetto, questo abbiamo visto che non accade nello stesso modo per la persona con disturbo dello spettro autistico. Quindi avendo una minor propensione a approcciarti in maniera significativa all'ambiente umano, dici, questo incide anche sull'imitazione poi che ti proviene dall'ambiente umano stesso. Situazioni nuove potenzialmente poco stimolanti, al contrario di quel che avviene nello sviluppo tipico, dove è la novità che ti dà motivazione, stimolo. In questo caso invece è un po' la sistematicità che ti attira maggiormente. Anche questo, ripeto, è una condizione differente, non significa che sia più o meno, significa che è diversa, ma chiaramente incide e può incidere anche su un processo imitativo, il quale poi, imitativo delle persone, il quale poi chiaramente ti condiziona molto nel tuo procedere. Fissare meno il volto delle persone, anche questa è un'altra caratteristica che sicuramente esiste, no? Sono studi fatti con l'eye tracking, cioè cosa sono? Sono telecamere a raggi infrarossi puntate sugli occhi dei bambini e ti fanno vedere chiaramente l'orientamento dello sguardo dei bambini, e queste sono evidentissime, che io non ho fatto insieme a Giacomo Vivanti, un collega che lavora negli Stati Uniti, abbiamo visto alcune cose, mi ha introdotto un po' a questa situazione, si vede nettamente, e questo è importante, perché è chiaro che se devi imitare la persona, provate a pensare anche a uno bambino a sviluppo tipico, devi imitare l'insegnante che sta facendo le costruzioni con i blocchi,
quindi costruisce. Un conto è che questo insegnante costruisce le cose, non ti guarda per niente, fa le sue cose, eccetera. L'imitazione del bambino sarà molto limitata. Altro è che invece orienta lo sguardo da lì, guarda te, ti stimola, interviene magari verbalmente. È chiaro che l'imitazione viene ad essere molto accentuata. Quindi se guardi poco la persona, guardi poco il volto, questo incide parecchio. Non a caso noi diciamo che la difficoltà è andare oltre l'informazione data, proprio per usare un termine di Brunner in questo caso. Cioè, cosa significa? Che la persona non imita solo quello che vedi, ma imita il contesto di riferimento, cioè tutta una serie di situazioni che sono le intenzioni dell'interlocutore, lo sguardo, cioè tutta una serie di condizioni che nel disturbo dello spettro autistico purtroppo sono meno padroneggiate da questo punto di vista. Poi un'altra possibile, ma sono tutte condizioni che si sommano, è il deficit delle funzioni esecutive. Cioè, fai più fatica a pianificare una serie di azioni in funzione dell'apprendimento. Ad esempio, fai fatica a inibire degli stimoli diversi. Quindi, c'è uno stimolo sensoriale di tipo uditivo, questo ti può attrarre molto e abbassare il livello di concentrazione che tu puoi avere in riferimento a quelle situazioni. Così pure hai difficoltà ad essere flessibile, che quando imitiamo dobbiamo passare da un'attenzione riferita all'interlocutore che sta, al modello che sta eseguendo alcune azioni, al recupero magari di schemi motori che abbiamo e così via. Cioè, questa flessibilità è un altro degli elementi che certamente incidono nelle situazioni che si vengono a determinare. Cioè, vedete, anche l'immagine è molto chiara, no? Questi due bambini che casualmente si incontrano perché i rispettivi genitori stanno facendo la spesa, però si imitano, si guardano, si toccano. Ecco, se tutta questa tensione verso l'altro è attenuata, è chiaro che ci sono delle condizioni che possono venirsi a costruire in maniera particolare. Poi abbiamo chiaramente anche deficit motori, e questo ce lo dice cosa? Che l'imitazione di gesti maggiormente complessi è più difficile anche nelle persone con autismo, cioè fanno più fatica nel momento in cui il gesto è meno semplice. Quindi è chiaro che c'è anche una compromissione di tipo motorio, anche se non possiamo dire che l'imitazione deriva, il deficit di imitazione o le particolarità dell'imitazione derivano esclusivamente da aspetti legati alla condizione motoria, quindi dell'imitazione, che si collega molto con anche la trasformazione dell'input visivo in rappresentazione motoria, no? Quello che è tutto il settore che è legato all'azione anche dei neuroni specchio, sui quali si sta molto studiando. Sembrava, no, una condizione che rivoluzionava totalmente il nostro modo di vedere le cose. Adesso gli studi sono, diciamo, non totalmente convergenti, però è un altro degli elementi che potrebbe essere in qualche modo chiamato in causa per giustificare queste particolarità. Ecco, quindi abbiamo una serie di studi scientifici, noi ne abbiamo esaminati davvero centinaia di questi, per capire gli elementi essenziali e darci anche le direzioni verso le quali andare con un progetto che volesse facilitare questo processo, che, capite, è generativo, perché se migliora il processo imitativo apprendo maggiormente dal contesto, è chiaro che si viene a determinare una situazione che può essere molto favorevole. Ecco, non mi soffermo ulteriormente su questi elementi, perché da soli basterebbero a riempire il tempo, però due o tre sintesi importanti. Innanzitutto, una differenza di fondo. Ecco, abbiamo visto varie cose. È molto differente la situazione anche in relazione alle tante particolarità delle persone con autismo. Quindi sappiamo che abbiamo uno spettro, dicevamo, che poi ci sta diventando largo, no? Diceva giustamente Paolo nella sua trattazione. Ecco, c'è un bel lavoro di Fred Vollmer, una delle persone più di maggior rilievo negli studi sull'autismo, il quale dice: se vedete 100
bambini con autismo, la prima cosa che vi colpirà guardandoli è quanto sono diversi. E poi però, se li guardate a fondo, vi renderete conto di quanto sono simili. Ecco, in questo paradosso veramente apparente sta la realtà della persona con autismo. Per cui, se vogliamo creare una sintesi, diciamo che la differenza è tra chi osserva un'azione specifica e chi osserva la persona che la esegue. Questa è un po' la distanza, cioè un conto è guardare quell'azione, un conto è la persona che la effettua, che chiaramente ti trasmette anche molto che va oltre l'informazione data. Un quesito, ma sono più di uno, è su chi è nato prima, cioè anche qui, perché sarebbe semplice dire, è la motivazione sociale scarsa che determina l'imitazione, ma potrebbe essere benissimo anche il contrario. Cioè sono studi di correlazione, sai che vanno insieme, ma non sai chi, quale variabile indipendente, quale invece è dipendente. Cioè, di fatto potrebbe essere anche un deficit primario sui processi motori legati all'imitazione che poi, dato che riesce ad imitare poco, eccetera, ti porta ad una scarsa motivazione sociale nei confronti degli altri. Ecco, sono tutte situazioni che insomma, si stanno studiando, che sono così estremamente interessanti dal punto di vista della ricerca ma anche delle applicazioni, ma ne deriva sostanzialmente una, i neuroni specchio stessi, non sai se sono effettivamente l'origine eventualmente confermati delle problematiche o sono essi stessi la conseguenza di una storia e di imitazione e di motivazione sociale molto carente che non porta a padroneggiare adeguatamente alcune cose. La necessità è quella di supportare l'apprendimento, il processo imitativo nella persona con autismo, cioè dobbiamo fare tutti gli sforzi che sono possibili per andare in questa direzione perché davvero è fondamentale per l'individuo. Ecco, allora questo ci ha portato a questo incontro con la Fondazione Italiana per l'Autismo, che come dicevamo ha dei bandi che annualmente vengono proposti, vengono formulati dei progetti, vengono valutati sulla base dei criteri che insomma, abbiamo ascoltato, che anche l'onorevole Faraone prima ci diceva, ecco il nostro autismo e video modeling, ricerche e applicazioni è stato uno di quelli selezionati, poi si è arricchito, vedete anche il titolo, ci abbiamo messo dentro anche la realtà aumentata, perché strada facendo ci siamo resi conto di quanto fosse importante poi avere anche delle modalità per rendere maggiormente ecologico il processo. Cioè un conto è che tu vai al video, devi andare al computer, lo accendi, vedi il video, un conto è che hai anche su un sistema mobile immediatamente la possibilità di fruire di quella fruizione del video che ti porta a migliorare le condizioni. Ecco, non è che volevamo scoprire il video modeling, che ha una storia. No? Il collega Serafino Corti, che fa parte del panel anche di coloro che stanno redigendo le linee guida per l'autismo, no? Che andranno ad integrare quelle del 2011, anche oggi dicevamo, c'è una storia di evidenze, sì, non totalmente convincente, ma molto forte anche nel campo. Quindi non dovevamo scoprire se era efficace o meno. Il nostro obiettivo era, o meglio, confermare anche questo, ma l'obiettivo era soprattutto vedere quali modalità potevano essere più adeguate. E allora partendo proprio, che è una modalità anche abbastanza semplice, cioè cosa sono? Sono dei tutorial sostanzialmente brevi, okay, nel quale vengono mostrate quelle situazioni che poi dovranno essere oggetto di apprendimento, che vanno da quelle sociali, come saluto, come si gioca questo gioco, a quelle di autonomia, come mi lavo i denti o mi allaccio le scarpe, fino a quelle motorie, sportive. Noi l'abbiamo fatto davvero su un campo molto molto vasto e lo vedrete nelle rappresentazioni e nelle testimonianze degli insegnanti, tanti che ringrazio, e degli altri operatori che hanno così agito, no? Il Centro Socioeducativo Francesca, tutto l'insieme di insegnanti, sono tantissimi della provincia di Vicenza, ma anche tanti altri che poi nelle altre province italiane si sono via via uniti al nostro gruppo e che continua ad andare avanti. Ecco, abbiamo un video modeling di base
sostanzialmente cos'è il modello, magari il compagno che fa una certa azione che deve essere così in qualche modo ripetuta dal nostro bambino o adolescente o adulto, il video self modeling in cui il modello è lui stesso e fino a questo momento nelle applicazioni era sempre stato fatto un video self modeling con costruzione un po' articolata dei filmati, cioè ad esempio riprendevamo la persona che doveva fare una determinata cosa per molto tempo, magari aiutandolo su certe cose, sollecitandolo eccetera, e poi montavamo un filmato in cui toglievi tutti gli aiuti, tutti quanti gli elementi che potevano essere di supporto e quello che appariva lui era lui stesso che la faceva. Ecco, nella nostra applicazione, poi lo vedrete, Marco De Agostini ve ne parlerà, abbiamo creato la condizione per poter dalla foto del bambino trasferire la foto sul volto del modello e quindi gli sembra che sia lui stesso nell'azione, e quindi è un'azione reale quella che viene fatta. Il video prompting è un'altra particolarità, cioè sostanzialmente sono dei fermo immagine, cioè ti fermi, allora fai la prima parte, hai osservato questo, ci aggiungi l'altra, in alcuni casi può essere utile. Il video modeling point of view è praticamente l'utilizzo di inquadrature che sono soggettive. Guardo Marco perché lui è il nostro regista, è un regista vero, importante, l'abbiamo aggregato al nostro gruppo. Che cos'è praticamente? Sono le riprese da dietro, quindi la telecamera messa dietro, che so, se stai riprendendo il colorare, quindi quello che vedi nel filmato è effettivamente quello che vede il bambino. Quindi è un point of view, quindi il punto di vista suo. Ed è, anche questo può essere efficace, anche qui abbiamo studiato, devono essere tutte così, ci vogliono anche delle immagini invece più generali che ti ridanno la situazione del contesto nel quale vivi, come lo costruisci, quanto deve essere lungo, ecco, capite? Quindi un qualcosa che deve essere molto molto applicativo da questo punto di vista. Ecco, allora i quesiti, insomma, ve li ho elencati. Innanzitutto sono necessari dei prerequisiti particolari, cioè dire, quando siamo nel funzionamento basso non si può fare? No, non è vero, è una delle cose che funziona anche nel basso funzionamento. È chiaro che alcuni prerequisiti ci devono essere, cioè devi guardare i video, ma il problema a volte è il contrario, cioè quello che lo fa funzionare è proprio il fatto che c'è una tendenza, una visione reiterata del filmato da parte dei nostri bambini, adolescenti, ce lo vorresti vedere sempre. A volte dobbiamo porre dei limiti, cioè dici suona la campanella, stop, oppure quando è andata giù tutta la sabbia nella clessidra basta di vedere questo, perché altrimenti il rischio è effettivamente il contrario, no? È chiaro che quindi ci vuole questo e capire l'associazione fra quell'elemento e quello reale. Possono essere insegnate abilità anche complesse? Assolutamente sì, anche scolastiche complesse, ma anche di relazione, quindi non è solo per l'autonomia, no? Come vedremo, quali sono le caratteristiche che rendono i video più efficaci a livello di durata, inquadrature, istruzioni verbali. Ad esempio, è meglio il modello conosciuto, è meglio un adulto? Noi abbiamo provato anche a vedere come funziona l'avatar, cioè la sostituzione del volto del bambino, magari con il cartone animato preferito, piuttosto che altre immagini con poche espressioni. E se ti vuoi concentrare molto sul fatto che guardi come si allacciano le scarpe e rendi troppo espressivo il video, potrebbe non essere un vantaggio, ma perché il centramento dell'attenzione potrebbe essere su quell'aspetto lì. Quale supporto può venire? E quindi le istruzioni verbali, insomma, la durata, anche qua, non deve caricare troppo la memoria di lavoro, se no andiamo in sovraccarico cognitivo, quindi non puoi fare un video di 10 minuti, perché non capirebbe qual è l'elemento centrale. Abbiamo visto che il minuto e mezzo, due minuti, a seconda delle situazioni che i nostri studenti vengono a vivere, quindi sia di qual è l'abilità che di qual è il livello della persona alla quale il video è riferito, quale supporto può venire dall'impiego anche di strumentazioni informatiche. Ecco,
la realtà aumentata che abbiamo aggiunto, cioè come possiamo rendere più fruibile, come possiamo renderlo più adeguato. Adesso vedremo alcune cose, poi sicuramente saranno oggetto del lavoro che andremo a fare anche nella giornata di domani, oltre alla presentazione dei colleghi a seguire la mia, e poi è compatibile con la prospettiva dell'inclusione, altro quesito. Cioè, dici, lo devi fare solo come attività da pensare per quell'alunno? E invece abbiamo visto che, anzi, stimola l'inclusione, il compagno che diventa il modello. E poi in italiano facciamo lo storyboard con la descrizione delle attività che si devono fare, poi nel laboratorio di informatica, magari tecnologie, facciamo il montaggio del filmato, cioè lavoriamo perseguendo degli obiettivi didattici in funzione della creazione di modelli che possono essere utili per i compagni. Quindi ecco, tutto questo con uno sguardo prettamente educativo è stato un po' il percorso che abbiamo provato a mettere in campo. Questo è un semplice esempio della vastità, qui ho messo solo due meta-analisi, cioè rassegne della letteratura su quanto è efficace il video modeling. Vedete, adesso F-size 0,83, 0,78, quando siamo sopra lo 0,7 come di unità di deviazione standard, adesso non la faccio lunga su questo, ma riteniamo che sia convincente come tipo di efficacia di approccio, e questo è fatto su delle meta-analisi, cioè significa aver preso in letteratura, quindi in banca dati, tutti i lavori che rispondono a certe caratteristiche che io fisso. Quindi ecco, non era tanto questo, cioè non volevamo portare un ulteriore, o meglio, speriamo di poterlo fare, ma non è tanto questo il principio, cioè è efficace o no, ma unire a questo il quando diventa più efficace, con chi, facendo che cosa e in che modo implementarlo nelle situazioni concrete che si vengono a determinare. Questi, per chiarirvi, sono un po' i work package, quindi le fasi del progetto, che partono dall'analisi della letteratura, lo stato dell'arte, l'organizzazione del piano sperimentale, la produzione di alcuni video che abbiamo fatto e che abbiamo utilizzato nelle prime sperimentazioni, la conduzione degli esperimenti, quindi li abbiamo messi in campo, l'organizzazione del laboratorio online e lo sviluppo delle app, cioè costruire un laboratorio online cosa significa? Costruire una banca dati che attualmente è ubicata sul nostro portale, ma che poi linkeremo con quello di FIA, della Fondazione Italiana per l'Autismo, nella quale ci sono già i video, quindi scaricabili. Se si ha la liberatoria con i modelli, se non si ha la liberatoria come video avatar, cioè digitalizzati e resi fruibili anche, quindi senza nessun dato sensibile, e lo sviluppo di app, ne abbiamo fatte due, poi ve ne parlerò solo accennandole, ma i colleghi lo faranno in maniera più approfondita di me, che sono sostanzialmente il tentativo di fruire dei video modeling in maniera situazionale, ambientale, cioè inquadro qualcosa e questo mi consente di inquadro la porta e questo mi consente di far partire un video che mi dice come si entra in classe, si saluta, ci si siede sul banco, eccetera. Se inquadro lo spazzolino da denti mi parte il video di come si lavano i denti, se inquadro bar magari mi può partire un video con come chiedere informazioni all'interno di un bar. Ne so, capite che diventa molto fruibile per la persona stessa, magari con disturbo dello spettro autistico, perché la posso gestire nella maniera che ritengo più opportuna. D'accordo? Poi l'analisi e l'elaborazione dei risultati, che ha trovato riscontro anche in quel volume che riporta tutta quanta la sperimentazione fatta fino adesso, la diffusione dei risultati che comincia già da oggi. In questo momento già stiamo diffondendo quello che è stato il percorso. Vedete qui qualche immagine per capire un po' queste linee di lavoro. Questo è il primo aspetto. Qui ho messo solo i video avatar, no, solo con questa faccina. Perché? Perché non volevamo, anche alla luce della diffusione così ampia, insomma, abbiamo le liberatorie, ma abbiamo preferito
quest'oggi presentare solo i video avatar. Vedete, in questo caso è un video nel quale il modello gli dice come colorare quella figura geometrica nello stesso modo, però la voce fuori campo dice prima colori i bordi e vedi, quindi viene accelerata un po' la situazione in maniera tale che duri un minuto e mezzo, eccetera. Vedete questo? E invece il point of view che dicevamo prima, cioè questa è un'immagine in soggettiva, quindi ripresa da dietro, quello che vedi è semplicemente l'atto del colorare, eccetera, e questo è il chiedere di andare al bagno, fare, insomma, se ne possono creare tantissime. Abbiamo visto ad esempio che il video avatar ha un funzionamento, almeno nelle nostre sperimentazioni, che è sovrapponibile per quasi tutti gli alunni a quello del video con il compagno, e questo, se ci pensate, è un qualcosa di significativo, non solo per la diffusione dei video, ma anche per la generalizzazione, perché tu hai digitalizzato il contesto e quindi lo sfondo lo cambi. Non è sempre quella classe, ma può essere anche qualcos'altro. Non è il bagno di casa soltanto, ma può essere anche il bagno della scuola, piuttosto che altre cose, senza bisogno di creare 50 situazioni differenti. Ecco, tutto questo è all'interno di questo monte di strumenti che abbiamo cercato di elaborare. Vedete, questa è una delle app, la prima, domani verrà già da dopo il professor Pascoletti, ma poi anche domani nelle esercitazioni. Questa è la prima che funziona con la creazione di un QR code, cioè praticamente l'app stessa che crea un piccolo QR code che può essere messo dove vuoi, e quel QR code ti lega il filmato. Vedete, nell'immagine in alto, quella rossa, c'è un piccolo segnetto nero che è quel piccolo QR code che, quando col tablet lo inquadri, ti parte il video di come colorare la figura sotto, ma ti potrebbe fare per qualsiasi cosa. La seconda app che abbiamo creato invece è proprio di realtà aumentata, cioè in questo caso ti rimane, ti prende tutto il video, il filmato, nell'altro caso, poi i colleghi lo diranno meglio, ti rimane la realtà che tu percepisci e puoi aumentare alcune cose, no? Quindi magari inquadrando quella parola ti viene fuori l'immagine, e sappiamo che le immagini possono essere molto utili per i nostri allievi. Ecco il discorso che svilupperà Emili domani, anche nel dire, ma in prospettiva didattica questo è molto utile, che so, la comprensione del testo, e lo faccio non con le schede delle classi precedenti o adattate, ma lo faccio con uno strumento che magari è ambito anche dagli altri alunni, quindi quello che è necessario per qualcuno diventa utile per tutti, no? Nella terminologia UDL che abbiamo più volte definito con molti studenti che vedo qui del nostro corso del sostegno. Vedete come le abbiamo studiate queste cose? Le abbiamo studiate sul soggetto singolo in questo momento. Ora vedremo se riusciamo a impostare anche qualche sperimentazione sul gruppo, ma capite che sul gruppo è molto difficile, perché fare una sperimentazione sul gruppo pensando a alunni con autismo pone dei problemi e di natura pratica. Cioè, come fai a selezionare il gruppo sperimentale in confronto al gruppo di controllo, che abbiano caratteristiche simili, che possono essere selezionati in maniera random e magari non di circostanza, quella in quel contesto piuttosto che nell'altro? Quindi è difficilissimo. E in secondo luogo ci sarebbe anche un problema di natura etica, cioè se tu ritieni che quel processo è particolarmente importante e stimolante per quella persona, ecco, privarne alcuni perché devono fungere da gruppo di controllo, soprattutto se è una ricerca prolungata nel tempo, diventa complesso. Quindi abbiamo usato questo sistema, che è un sistema però che gode di un riscontro internazionale, di una validazione importante anche nelle linee guida. Adesso si tendono ad utilizzare le ricerche sul soggetto singolo. Perché? Perché sostanzialmente sono anche più generalizzabili, perché una ricerca sul grande gruppo ha una valenza importante come generalizzabilità, però è meno immediatamente trasferibile sulla mia realtà, cioè ha funzionato su gruppi così, quindi era in un centro dove c'erano centinaia magari di soggetti, eccetera. I risultati
sono gli stessi che posso verificare domattina nella mia classe con il soggetto singolo? Quindi ecco, qualche problema lo pongono, le due cose devono andare insieme, insomma devono essere chiaramente connesse, ma qual è la metodologia? È quella di chiaramente sostituire il numero di soggetti con il numero di misurazioni, cioè tu non puoi fare un pre-post. Era così, alla fine dell'intervento è arrivato a questo successo. Sì, ma che cosa è avvenuto in mezzo? Solo quello che hai fatto tu o anche altre cose? È cambiato l'educatore, l'insegnante, non è più quella, oppure abbiamo acquistato alcune strumentazioni informatiche. Cioè, tutto queste sono variabili secondarie, come le controlli. Le controlli sistematicamente misurando. Allora la fase A, che è sempre di baseline, quindi di valutazione, dice, non sto facendo nulla. Quindi qui c'è stato un calo addirittura. Che cosa significa? Qualcosa è successo nell'ambiente, magari vai a leggere, poi quel giorno quel studente era meno interessato, eccetera. Poi vedete, VM sta per il video modeling in questo caso, poi abbiamo fatto di base, poi abbiamo introdotto il video self modeling, vedete, per questo alunno l'introduzione del video self modeling, in questo caso era sul colorare la figura geometrica, è stato particolarmente efficace. C'è stato subito una evoluzione che è stata mantenuta anche col video avatar. Ecco, nei diversi casi abbiamo invertito queste situazioni per poter in qualche modo studiarlo in maniera più approfondita. Quindi è stato un lavoro davvero intenso e questo mi porta a sottolineare con riconoscenza da un lato, ma anche con ammirazione, il lavoro condotto per 3 anni volontariamente da tanti insegnanti, operatori di servizi, eccetera, che hanno contribuito e collaborato, perché insomma, è facile aderire sul momento, ma quando una sperimentazione ti dura 2 anni, magari c'è in mezzo il Covid, è facile che ci sia una mortalità, non negli studenti, ma in quel caso di coloro che la devono mettere in pratica. Vedete, questa invece è la cosa fatta al Centro Socioeducativo Francesca, è sulla bocciata. Cioè imparare a giocare le bocce, quindi come bocciare, e qui c'è anche l'utilizzo poi del video sulla fase C e l'utilizzo del video sul proprio cellulare da parte di questa persona. Ecco, nel testo e nelle pubblicazioni che andremo a fare ce ne sono moltissime di queste cose. Questa ultima che vi mostro è la nostra dottoranda Elisa Ippoliti, che è qua, la quale tra le altre cose all'interno del suo dottorato di ricerca quest'estate è andata in Trentino e hanno fatto, utilizzando l'app, l'insegnamento in un gruppo che faceva una vacanza, dove c'erano anche persone con autismo, del stand-up paddle. L'ho imparato da lei perché non sapevo che cosa fosse praticamente, ma è quella specie di surf un po' più ampio e dove si usa la pagaia, e quindi la pagaiata, e allora guardavano, questa è l'istruttrice chiaramente, però quando inquadravano la pagaia gli partiva il video del come poterlo fare, e abbiamo i risultati che sono estremamente confortanti da questo punto di vista, cioè a dire che possiamo utilizzarlo in compiti differenti. È chiaro che non è mica solo questo, è un'ulteriore integrazione, ma su una qualcosa abbiamo visto limitazione che altrimenti fa fatica, ma non vuol dire che non c'è limitazione, c'è, ma è un processo che va chiaramente stimolato e alimentato. Ecco, poi lo vedremo meglio all'interno del nostro portale Includere, vengono illustrati tutti questi strumenti, queste attività, queste azioni, e ci sarà la possibilità di scaricarle gratuitamente, sia da qui che dal portale FIA, quando l'avremo linkato, perché chiaramente questa ricerca, che ha avuto un finanziamento importante da parte della Fondazione Italiana per l'Autismo, ha senso se crea delle situazioni che non devono essere acquistate. Cioè non devi comprare il libro o comprare l'app, ma deve essere a disposizione per cercare di vedere come aiutare le persone. Ecco, queste sono un po' le prospettive su cui continueremo a lavorare, no? La banca dati video che va alimentata, chiaramente, perché ha senso, poi uno lo corregge, lo modifica, lo integra, ma se vede già una forma di applicazione può essere utile e interessante.
i video interattivi, stiamo adesso lavorando su questo con i colleghi, che è un po' questa cosa che vedete sotto, no? Il dottor D'Agostini poi ve ne parlerà meglio di me, ma ci sono alcuni video nei quali devi fare una scelta. In questo caso è semplice, vai al bagno, bussi, potrebbe essere occupato, potrebbe essere libero. Allora, che cosa fai se è occupato? Che cosa fai se è libero? Quindi ti aiuta il processo decisionale, capite che anche in questo caso aumenta molto la situazione. Ecco, questo non c'è, la situazione e le potenzialità educative, ecco, non c'è in letteratura, ma è una modalità che ormai può essere fruita in maniera molto agevole. Vedete, l'utilizzo delle app per finalità inclusive, se ne parlava prima, parlavamo del adattamento dei testi, ad esempio. Ecco, non uso le schede delle classi precedenti, ma uso lo stesso libro dei compagni, però se inquadro alcune parti mi vengono fuori delle facilitazioni. No, e questo può essere fatto con l'app di realtà aumentata, il portale includere che poi verrà illustrato e che ha anche la parte del supporto didattico. Ecco, questo è sostanzialmente il percorso che abbiamo condotto, ripeto, l'ho fatto a volo d'uccello per darvi un quadro di insieme, poi a partire dall'intervento che seguirà a questo, da parte dei colleghi del gruppo scientifico, soprattutto domattina quando con coloro che saranno in presenza proveremo a fare queste cose, a vederle, poi domani pomeriggio ci seguiremo lo stesso itinerario, cioè come oggi un intervento magistrale, come è stato quello del professor Paolo Moderato, che ha introdotto l'importanza della ricerca, domani ci sarà un intervento magistrale del professor Serafino Corti, a cui seguirà un lavoro sempre di questo genere, cioè sulle prospettive, che cosa possiamo fare per migliorare ulteriormente questo campo. Speriamo di avervi ancora al nostro fianco per percorrere questa strada che ha già dato risultati, ma che sicuramente ne potrà proporre di ulteriori per la qualità di vita delle famiglie, delle persone, ma anche la qualità della didattica, perché una scuola, una didattica ha senso se è inclusiva, deve fare i conti con le differenze, sono troppe le differenze, quindi se impariamo a far sì che le differenze diventino una connotazione di un contesto nel quale tutti quanti viviamo, sarà significativo. Il successo, e concludo, e la finalità di ogni intervento nel campo, in questo caso del disturbo dello spettro autistico, si ottiene facendo queste cose certamente, certamente, ma queste situazioni legate alla ricerca, all'applicazione, agli nuovi strumenti, sarebbero ben poca cosa se non ci fosse una modifica del contesto, cioè se non ci abituassimo a comprendere che si può anche apprendere, che si può imitare, che si può relazionarsi in maniera differente. Quando riusciremo a far questo, allora anche certe applicazioni davvero potranno essere risolutive. Vi ringrazio. Allora, grazie davvero per questo, e insomma, è un po' strana sta situazione, eh? Adesso cambi la giacca, torni moderatore, ma non era così, ma prima c'è stato il trasferimento così un pochino difficile, poi la nostra direttrice afona, quindi faccio volentieri e continuiamo prima del nostro dibattito con questo intervento che sarà organizzato in tre, in quattro, poi però la parte finale si organizzeranno Bruna e Stefano Pascoletti, che è già fare vedere meglio le situazioni che abbiamo fatto, cioè quello che io ho un po' affrontato a volo d'uccello, come dicevamo. Cominciamo ad andare più in profondità e poi domani lo svilupperemo ulteriormente dal punto di vista pratico. Ecco, intervengono Claudia Munaro, che vedete già pronta, che è
referente inclusione dell'ufficio settimo, lo leggo, so chi sei, ma non volevo sbagliare l'ufficio, dell'ambito territoriale di Vicenza dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, è stata Claudia Munaro, a Claudia Munaro si deve la strutturazione degli sportelli per l'autismo, perché sono partiti a Vicenza e lì hanno trovato grande applicazione e poi sono generalizzati in tutto il contesto nazionale. Non a caso la Benedetta De Martis diceva ci vorrebbero davvero in tutti gli ambiti. Poi si organizzeranno loro, quindi senza che io mi reintroduca, avremo Marco D'Agostini, che è un regista prestato alla didattica o un didatta prestato alla cinematografia, non so bene anche in questo caso chi viene prima, però è quello che ci ha aiutato tantissimo sulle immagini, però è dottore di ricerca in questo ambito, è professore anche nell'ambito della pedagogia, quindi è molto utile, è stata molto utile e significativa la sua presenza. Poi il dottor Stefano Pascoletti, anche lui è una figura particolare perché è di formazione informatica, quindi ha cominciato costruendo i programmi per la didattica, i programmi didattici per la didattica, poi ha fatto il dottorato in pedagogia, si è laureato in scienze della formazione primaria, da alcuni anni sta facendo il maestro, adesso ormai è ricercatore all'Università di Udine, ma ecco, unisce queste due componenti e infine la presenza di Bruna Lanni, che è la coordinatrice del servizio, dei servizi, alcuni servizi per i bambini del Centro Socioeducativo Francesca, a testimoniare anche così la presenza e la partecipazione del nostro contesto a tutte queste ricerche. Quindi vi lascio la parola, organizzatevi voi come ritenete più opportuno, io mi metto di qua. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Devo anch'io ringraziare la Fondazione Italiana Autismo che ha dato occasione a noi di avere un grande coordinatore del progetto, Lucio Cottini, che ci ha permesso di incontrare contesti geografici diversi, valoriali diversi, professionalità diverse, che insomma ha generato un grande confronto che è durato appunto quattro anni di lunga, diciamo, di lungo lavoro, ma molto proficuo. Prima di addentrarci, vi anticipo che abbiamo caro condividere con voi due espressioni per noi importanti, sulle quali fondare un qualsiasi progetto abilitativo delle persone che hanno il disturbo dello spettro autistico, ma non solo. Quindi il concetto di pensami adulto. Quindi abbiamo chiesto a tutti i professionisti aderenti alla ricerca di riuscire a pensare qui ora il loro allievo oppure utente per l'età cronologica che aveva in quel momento, ma di fare anche questa trasposizione lontana per immaginare quali potessero essere i bisogni, le competenze da sviluppare per essere un adulto, un'adulta felice, ben inserita nel contesto socio-lavorativo. L'altra espressione molto calda per noi è lavorare insieme e la parola alleanza. Oggi nell'incontro, i primi interventi, questa parola aveva già preso forma, quindi la riprendo, la porto con noi. Quindi l'alleanza, come vedete, di tutti gli agenti educativi, educatori, che sia la famiglia, che siano servizi sociosanitari, scuola, università ed enti che orientano verso il mondo del lavoro, tutti insieme. Tutti insieme, quindi compatti, utilizzo questa slide che è parte del tavolo interistituzionale che sto coordinando insieme alla mia collega esperta di PCTO, ex alternanza scuola del lavoro, percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali, che stiamo portando avanti da oltre, è già un biennio, all'ufficio ottavo ambito territoriale di Vicenza. Abbiamo voluto raccogliere in una slide il nostro pensiero, la nostra visione,
da subito, dal nido, dobbiamo cominciare a pensare lui o lei adulta per poterlo accompagnare, come ho detto prima, nel modo più corretto, più giusto, più responsabile, più rispettoso, con cura. E quindi tutti gli enti, compresa la famiglia, fanno un cerchio, il cerchio rotondo, proprio per portare la persona, il figlio, lo studente, piuttosto che la persona adulta, verso la sua felicità. Quindi alleanza vuol dire mettersi insieme a livello educativo e didattico per promuovere l'orientamento, cioè cosa farò da grande, chi sarò da grande, per poter avere, come dire, una transizione all'adultità e un mondo nel posto del lavoro. Assolutamente è un diritto e un dovere da parte dei nostri enti. Alleanza vuol dire anche insegnare loro delle cose importanti, sia dal nido, imparare a comunicare, chiedere, dare aiuto, star seduti, portare a termine un compito e gestire il proprio tempo libero, perché queste saranno le competenze che saranno richieste poi nel mondo del lavoro, nel mondo sociale nel dopo. E quindi soft skills e hard skills devono essere promosse da subito, perché così vengono richieste, è una richiesta dall'Unione Europea di sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento europeo del 2018, sono state riviste, ricalibrate, rimodulate e sono un punto di riferimento per la scuola ma anche per il mondo del lavoro. E quindi questa ottica di pensarlo adulto, di lavorare per le competenze appunto di tipo sociali, comunicative, relazionali piuttosto che tecniche, può sicuramente creare il presupposto più giusto e corretto per accompagnarli in esperienze propedeutiche e poi di PCTO, che sono queste esperienze prelavorative, e naturalmente verso il mondo del lavoro. Uno strumento che desidero condividere con voi, che ho già condiviso anche con i miei colleghi della ricerca, è l'Atlante del lavoro. L'Atlante del lavoro, chi non lo conosce, è un dispositivo classificatorio informativo, è uno strumento molto potente, è uno strumento nazionale che è stato voluto e anche decretato nel decreto ministeriale del 2018, dove l'articolo 2b si dice che bisogna fare riferimento il mondo scuola, il mondo della formazione, il mondo del lavoro, fa riferimento a questo Atlante del lavoro. Che cos'ha questo Atlante del lavoro, che adesso non c'è il tempo naturalmente per presentarvi? È uno strumento che descrive tutte le professioni che caratterizzano il mondo del lavoro, tutti i settori economici, dove ci sono delle attività descritte, un po' come una task analysis, sono le richieste e i risultati attesi. Quindi gli insegnanti, gli alunni stessi, gli studenti, le famiglie, i servizi, enti, aziende, possono fare riferimento a questa descrizione del mondo del lavoro per cominciare a lavorare per tempo e nel tempo con le persone che hanno questa caratteristica. Questo tutto però, fin da subito, più presto cominciamo, quindi abbiamo osato a Vicenza parlare di nido, ma è importante perché prima si comincia, più la strada diventa più veloce e percorribile, ma bisogna farlo in modo, come ho detto, coerente con sistematicità. Riporto qui brevemente, come flash non mi soffermo, ma l'UNESCO ribadisce a noi tutti qui presenti e anche online, ma tutta la comunità, che l'educazione è un bene comune e siccome è un bene comune, è un bene, un diritto anche delle persone con disabilità e quindi è una nostra responsabilità agire in questo senso per il concetto di equità, qualità, pertinenza, l'insegnamento e quant'altro che vedete espresso in questa breve sintesi. Ma alleanza vuol dire anche pianificare, con la persona che ha questa caratteristica, nel concetto dell'autodeterminazione e autorappresentazione. Quindi, brevemente, 5 condizioni che noi abbiamo descritto in questo libro, sintesi di nostro percorso quadriennale. La sensibilizzazione della comunità è fondamentale, è importante che tutta la comunità sia informata a 360 gradi su quante unicità ci sono e esistono nella nostra comunità.
quindi per poter, come dire, accompagnare le persone con fragilità e con disabilità, e in questo caso siamo qui riuniti per l'autismo. Formazione sulla unicità della persona con autismo. Noi tutti dobbiamo essere ben informati, prima il professor Lucio Cottini ha dato, come dire, le sfumature del funzionamento particolare, ma voglio dire, i compagni di classe hanno diritto di avere ben chiaro come funziona il compagno, quali sono le sue capacità raccogliere le informazioni, elaborarle, produrle, ma è importante che lo sappiano gli insegnanti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici e insomma i datori delle aziende, e quindi su questa cosa qua è molto importante che ci lavoriamo tutti. Un'altra cosa molto importante è la coinvolgimento, scusate che qua è un po'... non si è bloccato, comunque il coinvolgimento della famiglia. La famiglia è la perla dell'educazione, è quel riferimento che non dobbiamo mai farci mancare, perché sono quelli che conoscono il loro figlio, sanno hanno chiaro quali sono i punti di interesse, quali sono i punti di forza, quali sono quali sono le strategie che funzionano e quelle che non funzionano. Quindi assolutamente in qualsiasi approccio abilitativo dobbiamo tener conto di loro, e dobbiamo tener conto del raccontarsi delle persone che accompagniamo. Dobbiamo dare a loro l'opportunità, anche se piccoletti, di poter esprimere i loro interessi, i loro talenti, quello che vogliono fare da grandi, e questo ci porta, come dire, ad avere una possibilità di operare. Si è bloccato allora il concetto importante. Il concetto molto importante è la valorizzazione dei pari. I pari sono una potenza, 2P, pari potenza, potenza abilitativa del compagno. Loro sono in grado di cogliere quali sono le sfumature più adatte per accompagnare il compagno. Ci sono tantissime ricerche che dicono quanto è valida questa modalità di intervento abilitativo, ma le ricerche dicono anche che ne guadagnano molto i pari, quelli che hanno la funzione di tutor. E questo è nell'ottica anche dell'educazione civica, che è uno degli ultimi documenti che il Ministero dell'Istruzione e del Merito oggi ha dato a noi docenti, l'opportunità di, come dire, di favorire lo sviluppo della cittadinanza di questi ragazzi e ragazze. Naturalmente questo comporta che, per quanto riguarda il video modeling, che è un po' il tema di questa nostra, diciamo, giornata, anche questo tema, il fatto di poter usare questo strumento, questo facilitatore, porta sicuramente dei benefici, come vedete, per il tutti, quello che è aiutato dall'opportunità appunto di applicare strategie, algoritmi anche complessi, perché possono guardarli e riguardarli a piacere, fin a poter, come dire, memorizzare e fissare dal punto di vista appunto esperienziale, migliorare e perfezionare quindi anche quei compiti individuali e sociali che gli servono per essere un adulto e un'adulta felice. Per il tutor sono veramente tantissime le opportunità che dà questa esperienza di essere il modello, come dire, che verrà registrato nel video, da un grande senso di responsabilità, si sentono coinvolti, insomma qui stiamo costruendo veramente il futuro, il futuro dei futuri cittadini. Quindi la ricerca, Lucio Cottini l'ha già presentata, e ha già dato una, diciamo, una impostazione. Io dico solo che questo è il team di ricerca che è stato coordinato in modo meraviglioso da Lucio Cottini. Come vedete siamo di origini diverse, professionali, oltre che a livello regionale, questo ci ha arricchito. Poi alla fin fine uno ha imparato dal regista, il regista ha imparato dall'esperto tecnologico, insomma c'è stato una grande... Qui già non mi soffermo molto, sono stati 6 momenti
che la ricerca ha dedicato a questo percorso. In particolare mi soffermo sul modulo 4, dove appunto ci siamo divisi in gruppi di lavoro, chi lavorava sul portale inclusione, chi lavorava sulla costruzione di video personalizzati, o chi aveva ha avuto anche la possibilità di approfondire quelli che avete visto, per raccogliere i dati sul video self modeling e avatar modeling. Quindi 57 professionisti a livello italiano, 32 istituti scolastici, una università e 3 cooperative hanno lavorato insieme. Abbiamo collegato, vedete, siamo dei nodi in 6 regioni, quindi siamo stati molto tenaci, caparbi, il Covid non ci ha fermati, ci ha messo in difficoltà, ma ecco, la passione che ha caratterizzato questo gruppo è stata ed è notevole. La costruzione di un video modeling, qui mi soffermo un attimino, abbiamo identificato 6 step importanti. Innanzitutto la richiesta del consenso della famiglia, nel senso di poter utilizzare l'immagine sia del modello del tutor e sia nel senso la possibilità di eventualmente evidenziare dei video che mettevano in evidenza i progressi, l'analisi delle caratteristiche dell'allievo persona, sono tutti diversi. Abbiamo cercato di accompagnare i colleghi a identificare un comportamento meta, cosa volevano, dove volevano lavorare, in quale area, in quale dimensione, per identificare appunto la priorità di investimento emotivo, cognitivo dell'allievo, nonché comunicativo. Abbiamo utilizzato la tecnica cognitiva comportamentale della task analysis come strumento di schematizzazione, abbiamo realizzato i video modeling e abbiamo poi raccolto dei dati. È il modulo di richiesta del consenso, fondamentale perché non ci possono essere, c'è un discorso di privacy. Queste sono le dimensioni sulle quali abbiamo lavorato a livello di descrizione delle caratteristiche delle persone. Questi sono sono stati fatti anche degli altri, oltre a questi rappresentati. Questi sono poi i comportamenti meta, quindi da soffiarsi il naso, a salutare un compagno, giocare a ruba mazzetto, attemperare la matita. Mano a mano che emergevano le priorità, accompagnavamo i colleghi a descriverli e poi creare queste regie. Un esempio di task analysis, domani lo vedremo insieme, e chi sarà con noi domani proverà appunto a identificare un obiettivo meta, comportamento meta, e a suddividerlo in step. Come vedete, la caratteristica che abbiamo dato è che sia il tempo indicativo presente, la prima persona al singolare, proprio per darle come l'idea di essere lui che fa questa azione. Apro il rubinetto, bagno le mani e via dicendo. Questa è stata la fase della descrizione. A questo punto lascio la parola a Marco D'Agostini, che vi porta adesso nella seconda parte, nella fase della realizzazione del video. Prego Marco. Grazie Claudia, buonasera a tutti. Beh, intanto io sono molto contento di essere qui, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a questo passaggio, e ringrazio l'Università di Urbino e la Federazione Italiana Autismo, e poi permettetemi solo un attimo di ringraziare tutto il gruppo di ricerca, perché a partire dal professor Cottini, perché è stata un'esperienza per me questi 3 che poi sono diventati 4 anni, davvero importante, intensa, e dove ho imparato tantissimo. E quindi fa un po' specie anche che io sia qui a dirvi delle cose, perché sono probabilmente, anzi sicuramente, molte di più quelle che ho imparato di quelle che posso darvi. E quello di cui parliamo oggi e che approfondiremo domani ancora di più nel laboratorio è legato principalmente, come vedete, a principi di realizzazione di un video modeling,
parlerò di video modeling e poi farò qualche accenno anche al video self model e al video avatar, che sono poi le varianti che abbiamo studiato e che abbiamo realizzato per fare la sperimentazione. Cerco di... qui non va, quindi devo fare questo, no? Grazie. Ok. Ah, ma adesso è fe... Ok. Ah, sì, perfetto. Grazie. Allora, riprendendo un po' quello che Claudia... fin dove è arrivata Claudia? Quello che Claudia ha un po' introdotto... quello che abbiamo fatto, e anche qui voglio ringraziare, io però non ho toccato niente in questo caso, giuro che non ho toccato niente, ecco, ok. Perché il ringraziamento va anche a tutte le insegnanti, principalmente le insegnanti e gli insegnanti con cui insieme abbiamo fatto questo percorso. Prima vi dicevo, ho imparato molto anche da loro, perché facendo insieme a loro ho capito anche le esigenze che c'erano, e perché una delle peculiarità e direi anche delle caratteristiche più importanti legate al video modeling è il fatto di poterlo adattare di volta in volta alla persona bisognosa e anche alla specifica competenza. Questo significa che quello che si va a costruire attraverso prima la fase di progettazione che vedete, poi la fase di scrittura e infine la fase di ripresa e montaggio, è sempre un percorso, potrei dire, originale, da condividere ovviamente, e in qualche modo che porta a una realizzazione originale. Qui vedete alcuni punti che riguardano proprio quello che riguarda la progettazione. Definire il setting è il primo elemento che naturalmente deve essere preso in considerazione. Nel linguaggio cinematografico si parlerebbe di scenografia, cioè quello che noi abbiamo a disposizione deve essere il meno distraente possibile e il più funzionale possibile alle riprese e alle inquadrature che facciamo. Quindi finalizzato ovviamente all'azione del modello. L'identificazione del compagno modello attore, quando si parla di video modeling, possiamo dire classico, una sua formazione, fino ad arrivare poi a quella che viene definita produzione, cioè alla registrazione delle riprese. La registrazione delle riprese conclude, diciamo, la parte sul campo, perché poi nella parte, potremmo chiamarla di post-produzione, c'è una registrazione della voce fuori campo, che è praticamente sempre presente nei video modeling, e l'editing, che è praticamente il montaggio del video. La task analysis è un qualche cosa che abbiamo piano piano scoperto, soprattutto facendo, in questo percorso con le insegnanti e anche con Claudio abbiamo capito il valore e la potenzialità di questo strumento, perché in questo strumento, come vedete, che fa parte della, potremmo dire, sia progettazione, ma direi meglio della scrittura, quindi di quella che viene definita anche preproduzione di un video, si identificano i passaggi, qui si parla, l'obiettivo, come vedete, è lavarsi le mani, quindi i vari passaggi delle azioni, apro il rubinetto, bagno le mani, metto il sapone nelle mani, eccetera, e si affianca ad ognuno l'inquadratura. Quindi, come vedete, corrisponde ad ognuna di queste azioni l'inquadratura specifica. Poi abbiamo visto quale, se ci sono due modelli, nel caso ci fossero due modelli, quale dei due esegue l'azione, in questo caso ovviamente l'azione è singola, del singolo, e poi le indicazioni verbali, che sono la voce fuori campo, per cui sulle indicazioni verbali noi riprendiamo quello che abbiamo inserito nella task, quindi apro il rubinetto, bagno le mani, eccetera. Una cosa che voglio sottolineare sulla voce fuori campo, tra le varie, è che la voce fuori campo è sempre in prima persona, abbiamo deciso di tenere questo metodo, perché abbiamo scoperto proprio durante la fase di sperimentazione, anche da alcuni risultati, che è molto più efficace la prima persona e aiuta all'immedesimazione e quindi poi all'imitazione del compito.
Non so se va. Proviamo. Apro il rubinetto. Bagno le mani. Mette il sapone nelle mani. Strofino le mani e conto fino a 5. Metto le mani sotto l'acqua e elimino il sapone. Chiudo il rubinetto. Mi asciugo le mani. Ok. Questo è uno dei video realizzato, tra l'altro la vedo qui presente, da Francesca Rubino, che è appunto una delle insegnanti che ha percorso con noi questo viaggio. E in questo video possiamo notare alcuni passaggi importanti anche rispetto alle cose che, di cui ha parlato prima il professor Cottini. Una in particolare volevo sottolineare, cioè il passaggio a quello che viene definito point of view, ovvero soggettiva. Ve lo faccio, faccio un fermo immagine sulla soggettiva. Ok. E, semplicemente, e faccio uno sconfinamento nel linguaggio cinematografico, semplicemente per dirvi che effettivamente anche in cinematografia questo tipo di inquadratura è quella che, sostituendosi agli occhi del personaggio o del protagonista, identifica al meglio l'azione, ma soprattutto ci identifica con chi sta compiendo l'azione. Una nota in questo: abbiamo anche dei video interamente in soggettiva, ad esempio allacciarsi le scarpe. Però è bene, il più delle volte, o sarebbe bene il più delle volte, alternare soggettiva con oggettiva, nel senso che l'oggettiva, ovvero l'inquadratura laterale o anche frontale del bambino, eccetera, permette una miglior, diciamo, fruizione poi della soggettiva seguente. Perché? Perché se noi vediamo di chi sarà poi la soggettiva, o lo vediamo successivamente, riusciamo a capire meglio poi anche l'azione stessa e il complesso, diciamo, nel quale si svolge l'azione. È chiaro che ad esempio per lacciarsi le scarpe funzionava bene anche solo la soggettiva, quindi abbiamo usato solo quella, ma era un semplice dettaglio per darvi un po' l'idea anche di una costruzione che abbiamo sempre cercato di pensare in funzione poi di quella che era la finalità del video modeling stesso, cioè di far partecipare in qualche modo la persona che doveva apprendere. Ok, qui passo velocemente solamente ad alcune indicazioni che nel corso del tempo abbiamo affinato e abbiamo migliorato per dare un po' un riferimento a quello che si può fare. Vi ho messo questa slide anche per dare un po' il punto della situazione dal punto di vista dell'attrezzatura oggi disponibile, perché qui è vero, ho messo soprattutto videocamera di buona qualità, poi microfono, un cavalletto leggero e una luce, però poi ho integrato e nel corso degli ultimi anni sempre più con l'utilizzo degli smartphone. Allora, qui invece faccio un passaggio più tecnico, e sulla questione dell'utilizzo degli smartphone ovviamente ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. Innanzitutto la stabilità. Ok, qui vi ho messo solo alcune possibilità per cercare di tenere questo strumento il più stabile possibile. Un'altra cosa importante quando si fa le riprese, almeno per noi è sempre stato importante anche per dare uniformità, e ci è capitato ad esempio col video modeling sull'elettrocardiogramma, di tenere sempre tutte le inquadrature, quindi lo smartphone, in orizzontale, quindi 16 noni. Se noi facciamo un video in verticale, cosa ovviamente possibile, però poi se abbiamo, diciamo, inquadrature con formato diverso, facciamo fatica a creare un flusso che abbia una sorta di continuità logica anche dal punto di vista del formato. E per questo ho messo nel punto 4 riprese in verticale, no, che è una cosa che noi ci siamo poi
si può fare tutto ovviamente, non è che... però insomma, quindi stabilizzazione, un'altra cosa importante, un punto importante di cui ci siamo accorti e di cui un po' già, a cui già pensavo, è l'illuminazione. È bene avere ambienti ben illuminati e con un'illuminazione diffusa, più o meno, un po' di più forse, come questa stanza, ma l'importante è che non ci siano grossi contrasti e soprattutto, se riprendiamo con lo smartphone, una bassa illuminazione porta ad andare fuori fuoco spesso, soprattutto se ci sono più elementi su più piani, quindi bisogna fare un po' attenzione a questo, perché alle volte mi è stato chiesto durante questi anni, insomma anche dalle insegnanti, qual era il problema appunto del fuoco, no? Perché è una delle cose che poi anche la persona che deve apprendere non riesce più a capire bene qual è appunto il fuoco è l'elemento su cui porre attenzione. E quindi nell'ultimo punto ho messo la messa a fuoco, il diaframma, che è praticamente l'apertura o comunque l'illuminazione, la profondità di campo e altri elementi che poi trovate anche eventualmente nel testo. Vado rapido sulle inquadrature. Il linguaggio audiovisivo, per essere equilibrato e lineare, diciamo che deve evitare effetti visivi. Abbiamo sempre evitato anche in fase di montaggio dissolvenza oppure tendine, transizioni che possono distrarre o destabilizzare il soggetto. E la cosa buona, abbiamo fatto sì dei movimenti, ma abbiamo anche cercato il più delle volte inquadrature fisse, in cui fosse il soggetto a muoversi, l'attore, modello, piuttosto che, anche perché appunto più delle volte non è semplice fare dei movimenti. Scenografie scarne, è bene avere un ambiente, tra virgolette, pulito, con uno sfondo meglio neutro più che ricco di elementi, come sappiamo ovviamente anche per i destinatari, e deve essere l'attore appunto a richiamare l'attenzione. Qui, oltre alla soggettiva, vi faccio una particolare sottolineatura legata ai piani stretti, cioè ai dettagli, che sono un po' quello che vedete. In praticamente tutti i video modeling abbiamo notato che un avvicinamento, ovvero delle inquadrature che mostrano da vicino il passaggio, quindi non so, in questo caso proprio lo strofinamento delle mani, o strofinarsi delle mani, oppure in un altro può essere quello di spalmare il pane o quello di contare le matite, ecco, tutti questi passaggi vengono di solito ripresi attraverso un'inquadratura stretta, quindi un dettaglio, quello che poi vedete in entrambe. E poi ho messo ovviamente la specifica sui dettagli e anche ho messo in fondo poi la soggettiva. Ok, l'illuminazione vi ho già specificato, qui alcuni fotogrammi di un video che invece abbiamo realizzato in partenza di questo percorso, che era colorare la forma, che ha fatto anche vedere il professor Cottini. Evitare il controluce, sembrano indicazioni banali, però insomma più delle volte poi quando si è sul campo ricordarsi tutto non è semplice, e quindi il mio consiglio è sempre fare alcune prove magari prima di, ma anche registrando, ma avere la possibilità magari di farlo un paio di volte almeno. Okay. E come dicevo prima, un'illuminazione diffusa è la cosa forse migliore. Ok, livello audio, allora la questione audio, è bene tenere in considerazione ovviamente le difficoltà da parte dei soggetti, delle persone con autismo, di registrare suoni e rumori forti, per questo motivo solitamente il rumore ambiente, quello che registra direttamente dal vostro smartphone o la vostra telecamera, si tiene basso in fase poi di montaggio, quindi non ha molta importanza, una importanza relativa. Quella che invece può avere molta importanza e ha molta importanza è ovviamente la voce fuori campo, che abbiamo cercato praticamente da parte di tutte le persone che hanno partecipato di registrare successivamente, non durante la ripresa. Quindi facciamo le riprese, cerchiamo di ricordarci tutto quello che dobbiamo fare, quindi andiamo a fare le riprese con il nostro schema, magari con uno storyboard o con la task analysis che abbiamo fatto, ma poi cerchiamo di concentrarci bene sull'inquadratura dopo inquadratura e solo poi registriamo la voce fuori campo. Ormai le voci
si può registrare anche con uno smartphone, appunto, o con microfoni alla portata di tutti, e sincronizzeremo poi quella voce fuori campo con le azioni. Ok, queste sono indicazioni che andrebbero date, se non altro, al modello, quindi all'attore, all'attrice, l'ho messa tra virgolette ovviamente, scelta. È importante che la lentezza e la chiarezza nelle azioni che compie. Questo può sembrare banale, però non è semplice, perché lavoriamo spesso con bambini che devono... anche a me è capitato, quando ho fatto alcuni, non quello che avete visto, ma quando in passato ho fatto lavarsi i denti, avevo un bambino... Ok, di 5 anni... E non è semplice comunque fargli ad esempio ripetere delle azioni, quindi, e soprattutto farle ripetere in modo chiaro. Quindi sono importanti molto le indicazioni che gli diamo, fare delle prove e ovviamente anche evitare sorrisi e ammiccamenti verso la telecamera. Il più delle volte è importante, non è così importante insomma, che il nostro attore modello guardi l'obiettivo. È fondamentale invece che si concentri sull'azione che deve svolgere, mostrare, e quando interagisce con altri soggetti è importante che non si creino confusioni di ruoli e che ci sia precisa distanza tra i diversi soggetti. Abbiamo realizzato dei video anche ad esempio sul gioco, quindi due bambini che giocavano tra loro, anche lì era importante, ovviamente più persone abbiamo e più diventa articolato e complesso poi il video, e quindi anche questa è un'ulteriore difficoltà. E arrivo all'ultima parte, che è la parte del montaggio. Ok? Anche qui, negli ultimi anni, le nuove tecnologie e i sistemi hanno abbassato un po' il livello di difficoltà. È diventato, potremmo dire, abbastanza intuitivo ormai per tutti noi. Ancora di più probabilmente per i ragazzi, per i più giovani, però insomma la possibilità, come vedete anche nelle figure qui sotto, di poter avere diversi sistemi di montaggio sia su computer, sia su tablet, sia su iPhone o insomma smartphone eccetera, indica che il flusso a volte, quindi dalle riprese fino al montaggio, può essere fatto con un unico dispositivo. Mi è capitato recentemente di provare questa ultima, che è CapCut, che è un'applicazione di montaggio molto semplice in realtà, che trovate facilmente. Devo dire che è un'applicazione in cui riuscite a fare tutte le cose che abbiamo detto, quindi dalle riprese alla registrazione, alla sincronizzazione, ai tagli, eccetera. Magari poi ne parleremo domani. Questo è importante, perché avere un flusso di lavoro in un unico dispositivo, praticamente dalla ripresa al video finale, evita trasferimenti, perdite, caricamenti, capite che insomma. E qui ci sono alcune indicazioni che vi ho messo sul tipo di linguaggio da tenere. Per mantenere semplicità e linearità sono da evitare salti temporali troppo forti, che possono generare incomprensione, e l'esclusione, come vi anticipavo, di effetti grafici, quindi transizioni, tendine, cose a stella che si mettono ogni tanto perché ci piace, no? Però insomma non vanno molto bene, e anche evitare scritte in sovraimpressione. Poi, come dicevo all'inizio, ovviamente dipende sempre dal destinatario, dalla destinataria, però queste sono indicazioni di massima che teniamo. E montaggio invisibile significa giustapporre le inquadrature una dopo l'altra per creare un flusso in cui la storia, e quindi le 5, 6, 7 azioni che diventano poi competenza, scorrano in modo fluido, in cui noi vediamo, come avete visto il video lavarsi le mani, vediamo esattamente le cose che passano, che passano in modo fluido appunto. Prima il professor Cottini ci citava anche la durata, è molto importante, anche di questo abbiamo sottolineato anche questo, cercare di non andare oltre un minuto e mezzo, due minuti, perché come sappiamo è molto difficile non solo mantenere il livello di attenzione, ma anche per la persona destinataria del video
capire qual è, tra tutto quello che ha visto, la competenza e ciò, quello che deve imparare. Ok. Come vi dicevo, la voce fuori campo in prima persona. Per questo motivo le parole da usare dovranno essere semplici, commenti all'azione, da evitare figure retoriche o riferimenti teorici non mostrati nel video. Si dice, anche questo in linguaggio diciamo audiovisivo, la voce fuori campo, oltre ad essere in prima persona, deve essere didascalica, cioè deve seguire esattamente ciò che si vede. Ok? Come una didascalia proprio nel... ok, qui ripeto la questione grafica, che quindi non... è sconsigliata nel caso di video modeling, anche se alcuni che compaiono in rete possono essere esteticamente molto accattivanti, abbiamo capito che la semplicità è sempre la strada migliore. E poi in ultimo chiudo, questo l'abbiamo messo insieme a Claudia perché è la checklist che abbiamo utilizzato e di cui poi abbiamo visto anche alcuni risultati, prima il professor Cottini ci ha fatto vedere la checklist di osservazione che abbiamo utilizzato proprio nella fase di sperimentazione. In questa presentazione, veramente concludo perché so di aver sforato, mi scuso, però volevo solo ulteriormente specificare che abbiamo realizzato anche video self-modeling, quindi la sostituzione del volto del video modeling classico con le fotografie che le insegnanti ci inviavano, e per fare questo abbiamo usato un sistema di tracking in fase di montaggio, l'ho utilizzato io, e poi il video avatar che anche come abbiamo visto in precedenza è risultato molto efficace e alla pari del video modeling classico. Vi ringrazio molto. Lo chiamo io, chi viene? Chiamo, sì, ok, Stefano Pascoletti che ci parlerà invece delle applicazioni. Buonasera, vediamo appena si attivano le slide. Se no posso andare col mouse, scorrere col mouse. Ecco. Ovviamente se io dovevo rappresentare la figura che il riferimento tecnico non funziona sicuramente le cose e quindi non inizia bene. Ma intanto, per non prolungare troppo, il compito che mi è stato affidato è quello di presentare le caratteristiche tecniche degli strumenti che abbiamo progettato, e realizzato, sviluppato e poi utilizzato durante questi anni di ricerca. L'obiettivo principale era quello di avere a disposizione un sistema per attivare contestualmente al bisogno e i filmati di video modeling che erano stati progettati e sviluppati da parte degli insegnanti. Sì, benissimo. E devo arrivare lì però, questo, faccio così. Ok. L'applicazione, quindi il supporto e la produzione digitale è stata quella dei filmati, ovviamente, quella di un sito che si occupa poi di raccogliere e di presentare quindi tutti i risultati di questo laboratorio attivo che metterà a disposizione quindi oltre gli strumenti anche le produzioni e le esperienze, le buone pratiche effettuate in questi anni e quelle future. Poi abbiamo queste due applicazioni a SpeedVM che è la prima applicazione che abbiamo progettato.
in realtà avevamo anche già individuato un'applicazione molto efficace, che sarebbe stata sicuramente utile anche per evitare di dover sviluppare da zero, che è Tascabile, che è un'applicazione dell'Associazione per le Famiglie, Nazionale per le Famiglie dei Bambini con Autismo, e che sono stati molto disponibili. Abbiamo avuto dei contatti, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni tecniche per poter sviluppare, fare una versione, un fork o una versione aggiornata dell'applicazione. Non è stato possibile per dei problemi tecnici e quindi abbiamo dovuto riniziare e ripartire comunque su un modello che funzionava molto bene. Poi abbiamo l'applicazione iSpeedVM, non è un'applicazione di realtà aumentata, però sfrutta alcune caratteristiche molto importanti, che sono proprio quelle di poter inserire all'interno di un ambiente delle immagini o degli elementi, dei pittogrammi che richiamino, che attivino sul dispositivo il filmato o la risorsa di aiuto che era stata progettata. In questo caso abbiamo utilizzato, per una questione di tempo, abbiamo utilizzato il QR code, che comunque veniva affiancata, come vedremo dopo nelle slide successive, a un pittogramma che è più significativo per quanto riguarda poi il tipo di filmato che viene richiamato. La seconda applicazione, invece, iRain, è un'applicazione più spinta sotto l'aspetto della realtà aumentata. È un'applicazione quindi che si occupa di individuare qualsiasi elemento, quindi creare su qualsiasi elemento dell'aula o di casa o esterno, e per trasformarlo in un attivatore, un trigger di contenuti che vengono poi tracciati dal dispositivo e quindi possono essere visualizzati insieme a quello che il bambino anche inquadra con la videocamera. C'è un telefono che sta. Allora, iSpeedVM, che è l'acronimo quindi del Special Education Video Modeling, è la prima applicazione, quindi quella un pochino più semplice, però con due oggetti, due elementi distintivi che hanno la funzionalità di poter essere adattati, quindi molto flessibili per il tipo di intervento che viene richiesto. Il primo è un archivio di un display dinamico, in questo caso di risorse audiovisive, e quindi il problema dell'applicazione che avevamo trovato era proprio che era sprovvista di un sistema per attivare filmati, quindi può attivare solamente immagini. Noi avevamo bisogno quindi di ampliare quella che era la gamma delle risorse multimediali e poi di riuscire a trovare un sistema per agganciare le funzionalità del QR code, quindi per linkare nell'ambiente i filmati. La prima sezione del programma è quella che permette di archiviare su questa base gerarchica di contenuti tutta una serie di, appunto, filmati, audio, immagini, testi che potessero aiutare il bambino a risolvere problemi di varia natura. Quindi per quanto riguarda la comunicazione aumentativa o per quanto riguarda esigenze anche di supporto per la didattica, come potrebbero essere mappe, come potrebbero essere raccolte di altri materiali di questo tipo. La seconda invece è molto più simile a quello che è l'idea di video prompting, quindi un sistema di raccolta quindi di tutte quelle che sono i task, quindi i passaggi, i singoli compiti per raggiungere la performance desiderata, che può essere un comportamento, che può essere un compito, quindi per sostenere quell'abilità e un'organizzazione dei vari task, quindi effettuata la task analysis, quello che il bambino può seguire e tracciare attraverso il dispositivo. Questa poi viene chiamata la sezione delle attività, perché è quella che permette anche poi di richiamare i filmati. Quindi una sezione a doppio utilizzo, un utilizzo con un'elencazione di step visuotestuali che
aiuta a ricordare, a mantenere l'attenzione sul punto, no, sul passaggio che deve essere fatto dal bambino, anche con degli aiuti di alcuni timer, quindi degli elementi che permettano anche di evitare di contare, ma di lasciare fare la cosa dallo strumento, oppure per essere richiamato per essere richiamato il filmato. Quindi un sistema che si aggancia al QR code e si aggancia anche a un sistema di organizzazione giornaliero che poi viene ripetuto in un'agenda settimanale. Questa è l'interfaccia dell'applicazione, come c'è una sezione proprio per la prima cosa che vede il bambino, quindi è la sua immagine, se ha utilizzato la foto, oppure un elemento che riconosce, familiare, che gli permette quindi di individuare quello, il suo dispositivo. E il menu principale, il menu utente, in questo caso è proprio quello che permette di passare e utilizzare queste tre, con queste tre modalità, queste due tipologie di oggetti. Quindi la sezione superiore è quella che permette di accedere al contenuto attraverso la digitazione. Quindi la scelta, in questo caso, è necessario quindi aprire il dispositivo, andare a cercare eventualmente il filmato e richiamarlo. Nel secondo caso, invece, la parte centrale permette di attivare la videocamera e quindi di inquadrare l'elemento che è stato posizionato accuratamente dall'insegnante o da chi sta seguendo il bambino nella zona in cui c'è più bisogno. Siamo nella mensa, quando il bambino deve approcciarsi alla seduta, deve fare la richiesta di quello che ha bisogno di mangiare o deve richiedere qualcosa che gli è caduto e così via. Quindi elementi che possono essere inseriti all'interno dell'ambiente. L'ultima invece, quella parte finale, quella per la sezione e la gestione delle attività settimanali. Quindi si tratta sempre di richiamare lo stesso tipo di aiuto, però in questo caso attraverso una calendarizzazione e un sistema orari che permetta quindi di utilizzare, no, a livello di routine quello che il bambino ha bisogno a seconda della progettazione chiaramente dell'insegnante. Queste raccolte sono delle raccolte ovviamente libere, quindi non sono vincolanti, e si possono utilizzare, come in questo caso è stato fatto, i pittogrammi delle varie raccolte, come quella di Arasac, che è libera, o possono essere inseriti gli strumenti e i disegni o le mappe o le fotografie di aiuto progettate dagli insegnanti. E allo stesso modo i filmati, noi li abbiamo utilizzati proprio per i filmati di video modeling, quindi con la massima flessibilità d'utilizzo sia nell'eliminare ciò che è stato già predisposto sia nella possibilità di aggiungere a più strati di profondità tutto quello che serve. Queste sono proprio invece le videate che presentano come viene gestita l'attività, quindi se in questo caso viene utilizzato una serie di prompt che aiutano il bambino a ricordare vari passaggi, quindi la trasposizione, quindi della task analysis del compito attraverso questi vari item, e ognuno di questi chiaramente è checkabile, quindi il bambino può selezionare quelli che ha fatto, quindi mantenere il controllo sul procedimento. Il sistema invece di QR code è un sistema, come vedete, che attiva una o l'altra, quindi in questo modo noi possiamo gestire sia le attività organizzate all'interno dell'agenda, sia le attività organizzate attraverso l'archiviazione dei filmati. La seconda applicazione invece è un'applicazione che si appoggia proprio alle tecnologie di realtà aumentata. In questo caso noi abbiamo utilizzato la realtà aumentata a metafora visiva, quindi non quella georeferenziata che magari conosciamo perché utilizziamo quelle applicazioni, soprattutto quando ci orientiamo, quindi è una tecnologia un po' più complessa perché ha bisogno di un sistema di localizzazione GPS.
Per quanto riguarda quella visiva, ci sono vari tipi di trigger, quindi vari tipi di elementi che possono richiamare l'overlay, quindi l'elemento di aiuto, l'aggiunta digitale a quello che è stato inquadrato a livello di reale, e abbiamo scelto di utilizzare dei maker, quindi liberi, dei maker che potessero essere scelti dall'insegnante o dall'educatore o chi, anche dalla persona stessa che utilizza l'applicazione, se si tratta di un ragazzo un po' più grande, per individuare quale potrebbe essere l'elemento che aiuta di più a richiamare poi il filmato o l'aiuto. IRAIN è proprio l'applicazione che in fase ancora beta sta praticamente utilizzando questo tipo di tecnologie. Al momento noi abbiamo individuato due tipologie di overlay, quindi due tipologie di elementi richiamabili. Il primo sono le immagini, quindi ovviamente qui rientrano anche le immagini con trasparenza. Questo diventa anche molto interessante per poter fare delle sovrapposizioni fra l'immagine e quello che viene inquadrato. Quindi già all'interno, non so, di una scheda di lavoro, immaginiamo una pagina di un libro di scuola, la possibilità di inserire delle immagini che comunque si adattano perché hanno anche delle aree trasparenti, quindi mostrano gli elementi che sono sotto. Quindi l'aggiunta dell'informazione digitale su quello che è reale. E la seconda parte invece sono i filmati. Stiamo lavorando su anche la predisposizione di un sistema che richiami delle pagine web. Questo aprirebbe il ventaglio di applicazioni in maniera esponenziale, perché qualsiasi tipo di anche attività interattiva, gioco o mappa interattiva può essere chiaramente richiamata stando all'interno di una pagina web, oltre a tutta una serie di informazioni, di aiuti che all'interno di una pagina quindi interattiva è sicuramente più funzionale, più ricca. E poi ci sono anche gli oggetti 3D che al momento abbiamo escluso, essendoci anche diverse applicazioni molto più con performance migliori per quelli che sono gli algoritmi che possiamo utilizzare noi, e poi perché magari per quanto riguardava le nostre finalità erano meno significativi. Anche in questo caso, come si può vedere, la schermata principale richiama quella dell'altra applicazione, immaginando che possa esserci anche una forma di familiarizzazione da parte del bambino con l'applicazione, quindi un modo per ritrovare bene o male nelle stesse posizioni gli elementi, gli aiuti. La struttura è un po' diversa perché abbiamo qui solo degli elementi che sono praticamente queste esperienze di realtà aumentata, quindi ogni oggetto inserito e archiviato e predisposto dall'insegnante all'interno di questa applicazione è un oggetto in realtà formato da due oggetti, quindi da un'immagine che è l'immagine che richiama, che attiva, e dall'immagine o filmato che viene sovrapposto e poi dovranno, per essere in realtà aumentata, essere tracciati. Quindi abbiamo la raccolta, quindi la parte in alto permette a chi utilizza l'applicazione di richiamare sempre su selezione, in questo caso l'elemento che serve, quindi l'overlay, mentre la parte centrale, come prima, attiva la videocamera che andrà a ricercare nell'ambiente l'oggetto che è stato associato, e quando lo trova lo visualizza sopra sopra l'inquadratura. Abbiamo pensato di fare delle modifiche, cioè abbiamo immaginato che, soprattutto per quanto riguarda i filmati, un filmato ha senso che venga tracciato quando la sua posizione all'interno della pagina o all'interno del contesto è significativo. In un momento meno significativo invece ha più senso avere l'inquadratura che copre il massimo della disponibilità del visore, del dispositivo. Quindi abbiamo un sistema che ci sblocca la realtà aumentata e ci riattiva il sistema più simile a quello
dell'applicazione precedente, quindi che ci permette di vedere il filmato, quello che vogliamo, a schermo intero. Questo potrebbe essere utile magari anche per visualizzare una mappa concettuale quando il bambino poi ha bisogno di navigare all'interno, quindi di orientarsi, di trovare magari delle parti che potrebbero essere troppo piccole, quindi effettuare degli zoom. La parte inferiore invece non è collegata a un calendario, bensì richiama l'ultima attività che è stata utilizzata, quindi è una forma, insomma, di sistema veloce di richiamare l'aiuto quando magari il bambino non ha magari bisogno di inquadrare di nuovo l'oggetto. E il problema che dovevamo risolvere era quello della condivisione, della sincronizzazione con i vari dispositivi di classe, quindi abbiamo pensato di predisporre all'interno di questo progetto anche una piattaforma che si aggancia con il sito Includere, dove l'utente, in questo caso l'insegnante, il tutor, che ha bisogno di creare quindi queste nuove esperienze e ha bisogno di condividerle con i dispositivi dei bambini, possa accedere a un'area web, quindi a un server dove sono depositati sia i suoi lavori sia i lavori dell'intera comunità. In questo modo quindi una condivisione, no, con tutti coloro che poi si attiveranno e lavoreranno all'interno di questo progetto, e un modo anche per poter predisporre poi delle attività dedicate alla classe e aggiornare quindi online i dispositivi per una modifica, diciamo, immediata in tempo reale di quelle che sono le risorse dei dispositivi. Un ultimo sguardo alle impostazioni, sono delle caratteristiche abbastanza interessanti perché permettono all'insegnante di tarare la risposta dell'attivazione di questi aiuti anche basandosi su dei tempi, no? Noi sappiamo che a livello di accessibilità molti dispositivi offrono dei sistemi per diminuire la pressione, magari l'effetto della pressione del bambino sulle tastiere o sul mouse. Allo stesso modo noi abbiamo cercato un sistema che permetta al bambino, anche che ha delle difficoltà magari a mantenere il dispositivo sul sistema attivatore, di avere un range, diciamo, di secondi per poter aiutarlo quindi a gestire. Il secondo che, diciamo, aspetto interessante è quello che ho anticipato prima, quindi quello di attivare il full screen automatico. Quindi se nella situazione di necessità la visualizzazione del filmato, dell'aiuto, non è strettamente necessaria anche al contesto, cioè quello che viene inquadrato, di poterlo poi attivare a schermo intero. Qui si vede un esempio di applicazione, in questo caso è una pagina di un libro della scuola secondaria, dove è stato utilizzato come trigger, quindi come elemento attivatore, la fotografia, no, di scienze, e su quella fotografia viene attivato un filmato che invece aiuta a vedere, un modello animato che aiuta a vedere in questo caso il movimento delle placche tettoniche. Comunque è indifferente, insomma il sistema di applicazione è flessibile per essere gestito con un qualsiasi tipo di sistema di aiuto. Vado abbastanza, cerco di andare veloce perché credo di essere un po' su quei tempi. Due solo aspetti interessanti per quanto riguarda l'applicazione, che poi verranno approfonditi dal professore Mili nell'incontro di domani, riguardano proprio le modalità di lavoro. Noi abbiamo attraverso questa applicazione un sistema che ci permette non solo di utilizzare qualsiasi strumento, qualsiasi elemento del contesto come supporto didattico, quindi possiamo digitalizzare, creare un elemento multimediale anche di una matita se vogliamo, ma anche di cambiare l'approccio alla posizione del bambino rispetto all'oggetto che viene studiato.
qui ci sono una serie di slide che riguardano poi, o di spunti di riflessione su quelle che possono essere le varie applicazioni, che verranno appunto spiegate nel contesto in maniera più approfondita. E questo invece è il sito quindi che ha un'organizzazione quindi per aree tematiche, che ha ovviamente all'interno i prodotti che sono stati realizzati da parte durante il progetto, che verranno realizzati dopo, con questa sezione di aree, quindi una documentazione ragionata e ovviamente anche commentata di articoli scientifici o di divulgativi per quanto riguarda l'ambito dell'inclusione, della ricerca, di tutto quello che può interessare gli insegnanti o le famiglie, e un laboratorio permanente che è poi quello dove verranno depositati quindi i risultati, i filmati e le produzioni, no, che verranno effettuate con questi dispositivi, e poi delle aree di raccolta di strumenti e anche di progetti, ovviamente una raccolta di vari progetti che documentano quello che viene fatto dall'università. Ecco, io concludo perché so che mi sono prolungato molto. Ovviamente il sito è disponibile, il link è includere.uniur.it. Ci sono delle parti che pian piano verranno poi chiaramente arricchite, però ci sono, diciamo, grazie al lavoro della dottoressa Bruna Lani, che coordina proprio anche i contenuti, abbiamo già arricchito bene. Grazie. Questo era... Eccoci, siamo abbastanza nei tempi, insomma qualche minuto di ritardo, ma grazie ai colleghi. Queste cose chiaramente le abbiamo, sono state un assaggio, no, per alcuni così possono essere apparse anche come un bombardare eccessivamente con cose, però servivano soprattutto per dare l'idea del lavoro svolto, a vantaggio di coloro che non potranno essere presenti domattina concretamente in presenza per impegni di lavoro, eccetera, perché lì tutte le riprenderemo e ci sarà un esercizio, proprio un'esercitazione riferita all'utilizzo adeguato di questi strumenti, che comunque, vi ripeto, saranno tutti quanti scaricabili e dal portale Includere dell'università di cui parlava il dottor Pascoletti adesso, e fra qualche tempo anche dal portale della FIA, dove linkeremo chiaramente, o vedremo se caricarli lì e linkiamo noi, ma in ogni caso saranno accessibili da entrambi i percorsi. Un attimo di tempo ancora ci vuole per l'ultima app, iRain, quella che mostrava Pascoletti, maggiormente di tipo legato alla realtà aumentata, perché si stanno facendo tutta una serie di operazioni finalizzate a eliminare i bachi. Adesso, insomma, loro lo sanno dire meglio di me, insomma, però via via ne vengono fuori alcune per fare in modo che si dia una versione pulita della situazione. Quindi è già funzionante, ma ancora ha bisogno di un po' di operazioni preliminari, comunque saranno a brevi. Ci tenevamo, comunque l'ha fatto bene il dottor Pascoletti, a presentarvela anche come opportunità a seguire. Ecco, siamo qualche minuto avanti, però ancora se c'è qualche richiesta particolare di approfondimento, anche se è stata pesante la giornata, ma spero che... Prego, professor Serafino Corti, domani ve lo presento, ma tanto è un po' tutto, qua. È FIA, studio... È università, è no, Fondazione Sospiro, ma domani poi lo presentiamo meglio. No, prego. Però è un commento rapidissimo, so che siete tutti stanchi, ma per me è stata una bellissima giornata. Un commento e due domande, ma flash. Il commento è che sono, come dire, contentissimo di questa presentazione, davvero credo che i soldi spesi meglio di così sia difficile da trovarne, quindi ringrazio te e tutto il tuo gruppo di lavoro per il lavoro che avete fatto, perché è davvero eccelso, quindi il livello di soddisfazione è stellare, faccio questa sintesi. Okay. Poi due domande molto, molto precise. La prima
Ho visto appunto che avete utilizzato le tre diverse modalità, quindi modeling di persona diversa, di persona estranea, ok? Il self-video modeling e l'avatar. E mi chiedevo se in termini di forza dell'effetto c'è distanza tra self-video modeling e avatar, cioè se avete misurato anche questa distanza, perché la letteratura ricordo che il self-video modeling è molto più efficace, molto più difficile da applicare, chiaramente, quindi mi chiedevo se voi avevate dati a riguardo. La seconda, notavo, e mi è piaciuto molto, che nella demo presentata, il ragazzino, il bimbo, parlava in prima persona, no? Adesso metto le mani sotto il rubinetto, sotto il getto d'acqua, no? Come io. Noi sappiamo che la popolazione con autismo spesso utilizza la terza persona, singolare, però mi chiedevo se avete immaginato di verificare una narrazione del comportamento in terza persona singolare e vedere se questa cosa permette una maggiore identificazione con l'azione. È proprio un dettaglio molto piccolo, sì, non so se è chiaro, ma chiedevo se ci avete già pensato. Grazie. Grazie a te, Serafino, perché sono due, un commento graditissimo davvero, due quesiti molto sfidanti, quindi grazie per l'apprezzamento. Per quel che riguarda i due aspetti, è chiaro che noi abbiamo già una bella serie di dati, ma solo sul soggetto singolo, no? Quindi non siamo in grado di commisurare in maniera specifica, perché col soggetto singolo la cosa più difficile è valutare due variabili. Cioè, a dire, se tu introduci il video self-modeling, ma dopo che hai già fatto il video avatar o viceversa, è chiaro che la seconda non ha la stessa situazione di partenza. Quindi, chiaramente è un po' difficile questo. Per far questo, dalle nostre situazioni ci sembra di evidenziare una conferma del video self-modeling come molto efficace, ad eccezione di alcuni casi particolari. Ricordo un bambino che proprio non voleva vedersi, no, che era molto in difficoltà, ecco, come caso sporadico. Quindi il video self-mold molto efficace, e anche il video avatar, che nelle nostre sperimentazioni ci sembrava più o meno sovrapponibile da quel punto di vista, e questo vorremmo continuarlo come situazione per poter effettivamente verificare questo, perché aprirebbe un ventaglio di possibilità anche più facile da utilizzare, permette tante cose, quindi è ancora da studiare, ma i primi dati ci sembra che evidenziano un livello molto, molto alto anche del video avatar. Venendo alla seconda cosa, sul utilizzo, no, della prima, della terza persona, noi l'abbiamo fatto in prima persona, no, fino a questo momento, perché effettivamente è come le persone si rivolgono e come le persone gestiscono queste situazioni, però quello che dici è effettivamente anch'esso un elemento, diciamo così, una domanda di ricerca, perché poi siccome alcuni utilizzano in maniera principale un parlare di sé in terza persona o con il loro nome, Marco apre il rubinetto, Marco fa... potrebbe essere davvero interessante nella prospettiva di lavoro verificare se c'è una differenza fra queste tipologie di effetto, che al momento non abbiamo valutato, ma ecco, ci poni una questione così sfidante davvero, quindi grazie anche per questo, perché l'intenzione è quella che dicevamo, cioè il progetto continua, le insegnanti hanno dato la loro disponibilità, come università manteniamo il gruppo sia per studiare che per arricchire le banche dati, eccetera, perché questo era l'impegno che avevamo preso anche con FIA, cioè di non completare con i 3 anni del progetto, e questo elemento è sicuramente da studiare, quindi utilissima questa sollecitazione. Bene, se... Sì, ecco, se qualcuno di quelli che sono a casa in questo momento vogliono intervenire, purtroppo con l'alzata di mano non si riesce a fare, perché siamo in funzione webinar, quindi non possiamo dar la parola direttamente e attivare le telecamere. Dovete intervenire in domande e risposte da questo punto di vista. Molte domande sono di natura tecnica,
vedevamo, quindi avremo l'attestato, sì, ci sarà l'attestato, sarà mandato ad ognuno e riporterà anche il numero di ore seguite, quindi con il tracciamento preciso per coloro che sono qua, chiaramente con la presenza che è effettuata qui. Quindi altri dicono, mi fate la giustificazione, beh, facciamo chiaramente l'attestato di presenza, basta, non è che dobbiamo ad ognuno, no, giustificare la presenza, dato che usiamo questa metodologia. Bene, io direi, se non c'è altro, che ringrazio davvero i colleghi, amici che sono intervenuti, dal professor Paolo Moderato ai colleghi del gruppo scientifico. Un grazie a tutti voi per la vostra tenuta, un arrivederci a domattina alle ore 9 per coloro che potranno esserci e alle 15 del pomeriggio con la doppia modalità odierna per gli altri. Buona serata, buon percorso, buon video modeling.